Buonasera. Buonasera a tutti. Questa sera vanno in onda le Invasioni Collection, ovvero il meglio delle interviste e dei temi che sono andati in onda in questa edizione. Quindi vedrete da Corrado Augias a Elisa, Natalia Aspesi, Don Gallo, Geppi, tante altre interviste, tanti altri talk show. Io intanto vi auguro buona Pasqua e ci rivediamo presto. Buonasera. Signore e signori, Corrado Augias. Benvenuto. Come sta? Bene. Giornalista, scrittore, anche storico conduttore della RAI. Ma è vero questa cosa che ho sentito e che lei vuole lasciare la RAI? No, no, è certo. Corrado Augias è la RAI. Sono entrato alla RAI nel 1960 per concorso. Ma quando vuole lasciare? A maggio, quando finisce la stagione televisiva. Questa è la sua ultima stagione? E anche lei andrà in vacanza, io... E non torna più in RAI? Ma non, magari una volta se mi chiamano, ma non credo che ma mi chiamano. Ma va su un'altra rete? No, va no, no. Sky, va... ce lo dica. No, no. Mediaset, viene alla 7. Vado a casa. Basta televisione. Vorrei dedicare quest'ultima parte della mia vita a delle altre cose. Anche perché quando leggo che ci sono, insomma, Daria Bignardi, quando noi leggiamo che ci sono dei vecchioni in politica, nelle cattedre universitarie, tutti dicono, ma insomma, basta, non se ne può più. Ecco, anche i conduttori televisivi, quindi fa posto basta. Ai giovani. Se la mette così è dura cercare di trattenerla. Beh, saranno disperati i telespettatori della mattina di Rai 3. Sono arrivate molte lettere. Immagino, sì. Saranno molto tristi. No, molto affettuose, però insomma... C'è già la non fine. È che lascia anche la Mondadori adesso, che è l'anno degli abbandoni. L'ho letto una sua dichiarazione molto dura. No, io ho detto un'altra cosa. Io ho detto che il mio disagio, dopo che la presidente Marina Berlusconi della Mondadori ha detto che la dedica di Saviano ai magistrati della sua laurea honoris causa era un orrore, io ho pensato che orrore... è quello che accade nella villa di Arcore. Anche perché io mi ricordo, cosa che non tutti ricordano, che quella villa è stata comprata molti anni fa, pensi un po' lei, raggirando una minorenne orfana. Vede la maledizione della minorenne? Grava sulla villa di Arco. Qui c'è lo scrittore, il giallista, il romanziere che entra. Grava sulla villa di Arco fin dall'inizio. Quindi lei ha già trovato il finale del romanzo. No, purtroppo non la maledizione della non l'abbiamo trovato nessuno il finale della storia, purtroppo. Ma questa è un'altra decisione. Però mi scusi se no, una scusi, parente. Volevo finire sì, una cosa. Sì, sì. No, perché devo dire una cosa sulla Mondadori, visto che lei mi ha tirato qua. Io ho scritto la storia di questa truffa, nomi, cognomi, cifre, eventi, date, in un libro pubblicato da Mondadori e nessuno ha toccato una parola. Questo bisogna anche dirlo, giusto? Ma questo lo sappiamo, che questo beh, accade. Mica non è così frequente, intendiamo. Però quello che è successo, queste parole, l'orrore, l'hanno fatta ripensare il suo rapporto o no? Guardi, i funzionari della Mondadori sono delle persone di primissimo ordine, come pochi ce ne sono in Italia, quindi lasciare la Mondadori è una cosa che sto lì da 20 anni, tra l'altro, è una cosa che va valutata con... Certo, si fa di tutto per mettere gli autori a disagio, a parte la libertà che è garantita. Vedremo. Passerei... La priorità, la proprietà. La proprietà. No, le volevo chiedere, visto che lei ha un anno più del presidente, se questo non la rende invece, non dico più comprensivo, però la solitudine, l'invecchiare, l'aver bisogno di avere attorno gente giovane, gente allegra, belle facce, non è un sentimento che lei può comprendere?
Sì, nipoti, figli, nipoti, parenti, non prostitute, no, voglio dire. O non, insomma, non così tante, ecco. Ho letto una sua divertente risposta ad alcune lettere di Repubblica, dove lei citava, allora i lettori di Repubblica le scrivono generalmente lettere indignate sulla faccenda di Berlusconi, invece lei citava spiritosamente pareri presi dalla strada, sì, sì, beato sì. Lui che c'ha tutte quelle belle donne, ma lo volete lasciare in pace, in romanesco. Ecco, però, cosa pensa di questa differenza tra le lettere che le scrivono i lettori di Repubblica e le cose che lei sente per strada? Avranno un significato? Non è che ci sono due caste. Certo che hanno un significato, e hanno un significato drammatico. Molte di quelle risposte che io citavo, la camiciaia, io andrò dalla camiciaia a farmi fare una camicia nuova ogni tanto. Bellissima delle sue. Sì, e mentre mi prendeva le cose diceva: ma che gli è stato a fa sto poraccio? Ma lo volete lasciare in pace? Allora gli ho detto: signora, ma lei si rende conto che quello è il presidente del Consiglio? Cioè, se le facessi io quelle cose lì già sarebbe disdicevole. Che le faccia il presidente del Consiglio, che si espone a dei ricatti, comportandosi in quel modo e facendo entrare in casa, si espone a dei ricatti. Perché quella gente, quelle persone per bene, secondo me perché o non sono informate dei fatti, oppure non ne valutano la gravità. Lei non prende neanche in considerazione l'ipotesi della persecuzione con le toghe rosse? Vorrei passare a un'altra domanda. No, voglio dire, lei ha ragione a dire, a sottolineare il fatto che siamo in una fase di accuse che dunque vanno provate, e vanno provate attraverso vari gradi di giudizio. Su questo non si discute. Non viene fuori il reato, non viene fuori il reato. Mi avviene fuori un comportamento disdicevole da parte di un uomo pubblico a quel livello di responsabilità. Su questo non si discute. Vuole leggere... ha bisogno degli occhiali? Ce l'ho con me. Volevo che lei leggesse queste 6 righe tratte da I Segreti del Vaticano, queste sottolineate. Sì. Roma era tutto un teatro di feste, di sfarzosi spettacoli, nel suo Vaticano brulicante di suonatori, di mimi, di ciarlatani, di poeti, di artisti, di striscianti cortigiani e di parassiti, dove faceva recitare commedie antiche e moderne e anche le oscenità più spudorate, il pontefice sembrava il tribunus voluptatum degli antichi romani. Insomma, nessuno si è inventato nulla, quindi. Ma sa, certo che, che nessuno si è inventato nulla. Questo... Alessandro VI faceva di peggio. Il potere si è sempre accompagnato all'esercizio abusivo del dominio sugli altri da una parte e alla seduzione, a una seduttività da parte delle vittime. Questo è un rapporto consolidato. Ed è inevitabile, forse? Beh, qua praticamente. E quindi ci sarà chi pensa, se non è lui è un altro, lui magari è bravo a fare altre cose. Ma che le devo dire? La sua camiciaia secondo me pensa questo. Sì, io preferirei Alcide De Gasperi, tanto per dirne uno, come Presidente del Consiglio. Secondo lei perché, e torniamo ai segreti del Vaticano, c'è questo interesse... sempre nei lettori italiani per le cose del Vaticano. Tutti i suoi libri sono grandi successi, questo come gli altri, ma come si spiega? In fondo il Vaticano sembra una cosa lontana. No, come lontana? È vicina. Poi a Roma la sentite più vicina, però fuori da Roma. No, guardi, la cosa è questa. Sono cadute le ideologie, sono morte al momento. Allora, la Chiesa, esemplificata in carne e ossa dallo Stato sovrano del Vaticano, che poi è la ragione di questo libro, se me la farà dire, la Chiesa è una delle poche cose alle quali si guarda con fiducia, sperando di averne degli insegnamenti. Posso avere un bicchiere d'acqua, per favore? Può avere un bicchiere d'acqua subito e grazie. Poi, dato che abbiamo ben pochi minuti...
La ragione, c'è una ragione precisa quindi per cui il suo interesse, la ragione di questo libro, mi ha detto. La ragione sì, è questa, adesso dire, mi rinfresco. Adesso là. Arriva l'acqua. Anche in quella bottiglietta. Grazie, molto gentile. Dov'è? Fanno gli scherzi qua. Grazie. C'è una ragione. La ragione precisa è questa. Come ho detto prima, questo, il Vaticano non è un titolo così, il Vaticano è uno Stato vero. La domanda che mi faccio raccontando tutte quelle storie è: uno Stato che si dice ispirato dalla divinità si comporta in maniera diversa da uno Stato qualunque? Tutte quelle episodi dimostrano che non si, si comporta esattamente come un qualunque altro Stato. Dunque, truffe finanziarie, omicidi, sfruttamento, qualunque altro Stato. E perché si comporta come qualunque altro Stato? Perché se fai politica, vincono le leggi della politica. E la spiritualità, stiamo finendo, vero? Sì. Sì, posso leggere sì. Due parole? Deve. Dicevo, allora, vince la politica. Ed è ciò che spinge una grande anima come il cardinale Maria Martini, che avete avuto arcivescovo in questa bella città, che dice, e io l'ho messo come esergo al libro, un tempo avevo sogni sulla Chiesa, una Chiesa che procede per la sua strada in povertà e umiltà, che non dipende dai poteri di questo mondo, che dà spazio alle persone capaci di pensare in modo più aperto, che infonde coraggio, soprattutto a coloro che si sentono piccoli o peccatori. Dopo i 75 anni ho deciso di pregare per la Chiesa, che è una frase molto più dura di qualunque frase io possa aver scritto. Sai cosa ho pensato quando ho letto la frase in esergo? Ho detto, beh, diranno che è comunista anche Martini a scrivere una frase del genere. Martini è un sant'uomo e vorrei che così lo si trattasse e lo ricordassimo anche stasera. Grazie. Grazie a lei. Grazie Corrado Angia. Folco Terzani. Benvenuto. Bentornato, Folco, documentarista, viaggiatore, autore, ora anche sceneggiatore del film La fine è il mio inizio, che è tratto dal libro che tu hai scritto insieme a tuo padre per Longanesi. Allora mi sono chiesta, Folco, sono 7 anni che tu ti occupi di tuo padre, non sei stanco di questo lavoro? Sì. Ce n'era bisogno, cioè volevo farlo, mi è piaciuto, ho imparato tante cose, perché in fondo le parole sono una cosa, però devi ripassarle molte volte per capirle veramente, per cui c'era sostanza e valeva la pena ritornarci. Ora ho finito e comunque già da un anno o due faccio le mie cose a parte, però ho mandato avanti anche questa cosa qui e ora con questo finisce, credo. Quindi questa è l'ultima cosa che l'ultima. Tu fai? Sì, 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 poi dopo... Il film? Sì, sì, cioè mi è stata proposta... E ho detto, boh, proviamo anche questa. È una cosa rischiosa il film, no? Il film è una cosa... Perché i film tendono ad essere grandi e allora se uno sbaglia, lo sbaglio è grosso. E mi sarebbe dispiaciuto molto se dopo tutti questi anni se avesse fatto una cosa sbagliata, che rovinava l'idea giusta, perché presentata da lui stesso, di una cosa. Però ho visto che c'era una cosa seria, e questi tedeschi erano venuti davanti con questa proposta di fare una cosa abbastanza... ascetica, cioè all'osso proprio, non è un film, no? Non è un filmone con tutti in bikini e le sparatorie, cioè una... E poi con questi due attori, Bruno Ganz e Elio Germano, che in fondo sono... Sì, che si è detto, rischiamo, dai, proviamo, se no... Beh, insomma, alla fine si è fatto a casa vostra. Sì. E quindi tutta la troupe, immagino tante persone Tanti, sì, che sì. vanno in vaso. Ci hanno in vaso, però belle persone, devo dire, tranquilli, disciplinati. Tedeschi. Tedeschi, organizzatissimi, bravi...
Beh, ci siamo trovati benissimo. Tu sei mezzo tedesco. Io sono mezzo tedesco, per cui non era tanto scioccante. Tua mamma è tedesca. Non c'erano mai stati così tanti tedeschi all'Orsigna dalla Seconda Guerra Mondiale, per cui era... No? L'ultima volta che erano venuti in massa era una cosa... Questa volta... La mamma si sarà trovata bene. Sì, no, questa volta sono arrivati, sono sbarcati questi camion enormi in una piazza. No, ci sono 60 persone all'Orsigna, sicché c'erano quasi più tedeschi di quanto c'erano orsignani. Sono arrivati questi due camion, si sono aperti, uno si aspettava luce, birra. Birra per tutti. Allora hanno fatto subito amicizia con la gente e c'è stata questa intesa fra questi due gruppi. Allora, nel film, come nel libro che tu hai scritto, si parla della fine di tuo padre, della morte di tuo padre. Cosa succede? Succede che nel film, sì, però corrisponde alla tua vita, sì, sì, che sì, tuo padre, grande giornalista che ha viaggiato per tutta la vita in Oriente, si ammala di cancro e ti chiama. Tu vivi a New York, studi cinema. Ti telefona e ti dice, cosa ti dice? Sto per morire, se c'hai voglia torna a casa e stiamo insieme per un po' e fammi tutte le domande che mi hai sempre voluto fare e ci si parla fino alla fine. E io ho detto che occasione straordinaria, voglio fare proprio questo, perché ero interessato di capire cosa aveva imparato in questa vita, in una lunga vita in giro per il mondo, a fare il giornalista, a conoscere tante persone, a guardare il mondo da molti punti di vista, no? Questa è la cosa di cui abbiamo proprio bisogno in questo momento. Se ci vogliono idee nuove bisogna andare in giro a cercarle. Ecco, questo è quello che lui faceva, andava in lontano a vedere le varie cose, andava a vedere le rivoluzioni di qua, le guerre di là, i vulcani di là, no, tante cose, e poi alla fine cosa sono le tue conclusioni? Dimmelo, babbo, prima di morire. Era questa l'idea, e allora era bellissimo stare insieme e potervi fare queste domande. Il fatto è che lui ci aveva qualcosa da dire alla fine, e questa cosa la sentivo attuale, vera, importante, e per caso era mio babbo, sì, che gliela potevo proprio chiedere così. E questo secondo me è la cosa che deve continuare, questa cosa, perché al momento il sistema scricchiola. Questo è un sistema che va avanti da vari centinaia di anni, però questa idea della crescita continua, con sempre più persone, non ci va più bene. Cioè, negli ultimi 3 anni sono successe un sacco di cose interessanti. Cioè, prima c'è stato il collasso del sistema finanziario, che poi si è ripreso, ora è riappiccicottato, perché non può continuare, no? Non può continuare questa crescita, non la vogliamo nemmeno a un certo punto. Forse non funziona più perché non la vogliamo più. Non ci porta più i risultati che volevamo. Per molti anni ce l'ha portati, ci ha tolto dalla caverna, siamo cresciuti, abbiamo molte cose belle, però non vogliamo una continuazione di questo sistema che alla fine porta i bambini a vivere all'11° piano di un grattacielo a giocare alla PlayStation. Non è quella la bella vita. E poi ora c'è questa cosa interessante, il Giappone. Cioè, il fatto che si sono scassati i reattori nucleari in Giappone non è quello il fallimento della società giapponese. C'era già il fallimento prima nella società giapponese. Tu ci hai vissuto in io Giappone. Io ci ho vissuto e il problema era chiaro. La gente lavorava troppo. Tu quanti anni avevi quando stavate in Giappone? Io avevo 16 anni. Però si sentono queste cose. Beh, mi ricordo questa tecnologia avanzatissima. Mi ricordo un'efficienza oltre la nostra, no? Noi crediamo di essere sempre così avanzati, noi gli americani ci abbiamo tutto il mondo. No, i giapponesi erano ancora più avanti di noi, no? Più precisi, più puliti, più tutto funzionava. E più vuota la cosa, davvero più vuota. Per cui quella direzione non ci tira più. E' per questo che forse abbiamo anche una mancanza di energia nella nostra economia, no? Perché cos'è il sogno? Cos'è che vogliamo fare adesso? Io non te lo so dire. Cioè, non è chiaro. I cinesi perché crescono? Perché hanno un sogno chiarissimo, bellissimo, si vogliono arricchire. Beh, è chiaro, no? Si sveglia la mattina, si fa soldi, si va in quella direzione, ta ta ta, tutto un miliardo di persone vogliono fare questa cosa, come abbiamo fatto noi nel dopoguerra. Siamo riusciti perché avevamo un sogno chiaro. Ora cos'è il nostro sogno? Tu che sogno hai? Beh, il sogno è ora è il momento di ripensare. Se te continui, questo è quello che ha fatto mio babbo, essenzialmente, no? Dopo una vita di essere andato in giro a raccogliere molti dati intorno al giro per il mondo, è andato in cima a una montagna, ma letteralmente, e si è fermato lì, basta, nel silenzio, senza più radio, senza più telefono, senza più contatto col mondo, a pensare, a ripensare. Dov'era? Sull'Himalaya, in un posto bellissimo, in cima, proprio in cima al mondo, sopra le nuvole, soprattutto, e lì. Ma lui ha deciso di andarci quando ha saputo di essere malato? Certo, lui ha avuto questo dono qui, come ha detto lui, che gli hanno detto che stava per morire. E questo gli è stato fantastico, no? Perché questo gli ha dato la possibilità di riprendersi in mano e concentrarsi e andare verso l'ultimo. Magari era meglio se non succedeva. No, non esiste che non succede. Uno muore, non esiste.
Per cui quando muori e ti rendi conto che muori, è un'occasione incredibile per concentrarti sulle cose importanti. È quello che ha fatto. Ma tu gli hai chiesto cosa ha capito in quei mesi? Ma certo che gliel'ho chiesto, è quell'unica cosa che mi interessava. A me non mi interessavano i racconti di quello che lui faceva. I racconti che lui faceva per portare a quali conclusioni. E io gli ho detto, alla fine, cosa mi dici? Te vai via, io rimango. Cosa mi dai? No? Questo era il punto della conversazione. E cosa ti ha risposto? Dice, sei libero in fondo, fai una vita, una tua vita, una vita in cui ti riconosci. Non preoccuparti del sistema e tutto questo, fai la tua vita. Siamo liberi, no? Siamo delle anime che arriviamo su questo parco giochi che è il mondo e facciamo fare quello che ci pare. E fallo allora, senza scuse, fallo, vai in giro, fai la vita che ti piace, in cui ti riconosci, in cui quando arrivi alla fine puoi dire io ho fatto tutto quello che volevo fare e così sono felice e allora non mi importa di morire. Questa è la cosa più bella di lui. Quando mi ha guardato negli occhi ha detto, sai, io questo mondo lo conosco già. Non mi interessa più così tanto. L'unica cosa che non conosco è la morte. E allora vado di là. Bello, bello. Sono un vecchio, può dire quello. Allora, tu hai studiato moltissimo, ti sei laureato a Cambridge, poi hai studiato in America e tuo padre ti chiede adesso cosa fai, cosa vuoi fare? E tu dici, ma forse vado un po' in Sud America perché mi piace vedere... La pioggia che cade, i fiumi che scorrono, che è vero. Cioè non fare niente, stare lì a osservare la bellezza del però mondo. Però il babbo non era molto d'accordo. No, non era d'accordo, però non so se aveva ragione lui o avevo ragione io. Però comunque mi ha provocato e forse aveva ragione lui. Ha detto non, fallo, ma non adesso. Ora sei giovane, ci sono varie fasi nella vita. Prima devi imparare le cose e poi devi agire. La seconda fase della vita, fai una famiglia, rendi alla società quello che ti ha dato, perché la prima parte della tua vita te succhi e basta, no? Ti danno da mangiare, ti insegnano, te non fai nulla. Poi dopo prendi le responsabilità, fai la famiglia e devi rendere, devi lavorare. Ecco, fai quella fase lì ora, prima di ritirarti, diceva. E tu l'hai ascoltato o ti sei ritirato sul fiume? No, no, non mi sono ritirato sul fiume. Dice, non finisco niente, gli ho finito il libro, ho fatto il film, ho fatto tutte le cose. Però non c'è bisogno di fare tutte queste cose, è anche importante riflettere. In fondo era quello l'importante del suo messaggio, dice non c'è più silenzio, cioè lui era molto pratico, no? Dice come si arriva a questa riflessione? Ci sono dei passi chiari, il primo passo preso da tutti, da chiunque, è il silenzio. Trovare momenti di silenzio che non c'è più nella vita. Se c'hai il cellulare, ti raggiungono da qualche parte, dovunque sei, non riesci più a pensare delle cose lunghe, devi avere tempo, tempo e silenzio. Allora, a me mi piaceva fare questa cosa e l'ho fatto tanto, stare in foresta, stare in giungla, trovarsi una grotticina da qualche parte, vado spesso in India, per quello che vado in India, no? Per staccarmi da tutto e vivere accanto a un fiume, fare il bagno nel fiume, guardare il sole che sorge la mattina e va giù la sera. Perché quello mi mancava nella mia vita, no? Sì, bisogna farlo questa cosa, sì, bisogna fare, sentire... Ma tu hai due figli, si può fare questa vita con dei figli piccoli? Si può fermarsi a guardare il sole che sorge, che tramonta, il silenzio? È un progetto concretamente possibile? Non sempre si può fare, cioè si potrebbe anche, dipende un po' dalla compagna con cui uno sta, se crede anche lei a queste cose o se vuole vivere in città e fare altre cose, questo dipende, no? Cioè quello in cosa uno crede, bisogna trovarsi su quelle cose, però i bambini apprezzano, cioè il mio bambino è venuto in India una volta, infatti per anni diceva, quando vedeva una pietra grande diceva babbo, babbo, è come casa tua quella, no? Perché mi era venuto a trovarmi accanto al fiume e c'era una grotta e lui si ricordava che io vivevo lì, però poi lui non poteva rimanere a vivere lì, però gli è piaciuto, cioè lui a scuola c'aveva il coniglio. E nella giungla c'erano le scimmie, c'erano le panze, c'era di tutto. Lui stava lì, l'apprezzava questa cosa, non era una cosa completamente di fuori. I bambini hanno un istinto diretto per queste cose. È vero che quando eravate piccoli, quando lui partiva, dicevate ah vabbè, meno male che il babbo parte, così si sta un po' tranquilli. Sì, perché era un personaggione, no, il babbo? Proprio un personaggione, cioè non... Io ero abituato, era l'unico che conoscevo, però poi mi sono reso conto, quando non c'era più, che non erano tutti uguali. E lui c'aveva questo... Però è anche soffocante un personaggione, no? Cioè, è grande e anche cioè, prende il suo spazio. Sì che quando c'è è affascinante. Quando non c'è, oh via, si sta un po' tranquilli. E poi è bene che ritorni. Cosa fai quando sei in giungla? Niente, niente. Quello è il bello. Niente, sto a guardare la meraviglia che ho intorno. Cioè, stai lì di notte e c'è un posto dove... Ma stai da solo? No, vado a stare con i baba, con i sadhu. Cioè in un... Se c'è uno che vive in giungla e ti aiuta, è meglio, no? Perché sono i sadhu? Sono gli asceti indiani, gli asceti, quelli che hanno lasciato la società e vivono là. E lì c'è un punto di vista un po' distante sulla società.
come dicono, se te vuoi conoscere la società, non mangiare le sue cose, impara te stesso a conoscere la foglia buona da quella cattiva, conosci il mondo, conosci quello che c'è, diventi autosufficiente. E lì è bello essere autosufficiente, no? C'è la semplicità totale della vita, fino a lì ci arrivo. Io non riesco a essere autosufficiente col computer, perché il computer non me lo so fare, ma è facile essere autosufficiente quando c'hai solo da bere l'acqua e mangiare una manciata di riso. Cioè, l'ultima essere con cui proprio mi sono innamorato a prima vista recentemente era quando sono andato in Indonesia, ho visto, ci siamo abbracciati per un'ora, era un orangutan però. Però è vero, è quello, è un orangutan bello, ci siamo capiti subito al volo, anche lui, no, proprio insieme per un'ora, così a giocare, a dire guarda, però è successo così, sei una scimmia, ma non è che mi cambia tanto, anzi è più interessante incontrare una scimmia che entrare un altro essere umano. Folco, no? Ti devo salutare, però vorrei ricordare il film che si intitola La fine è il mio inizio, e poi ti volevo dire non sparire però. No, va bene? Si sta tranquilli quando non c'è niente da dire o da fare, poi dopo si riparla quando grazie. C'è qualcosa. Ti ringrazio. Grazie. Ciao. Medicina anti-aging. Fino a poco tempo fa soltanto gli atleti o i molto ricchi o gli astronauti sapevano cos'era. Adesso sta diventando un po' di massa e soprattutto una moda. Ne parliamo col dottor Filippo Ongaro, che è direttore sanitario proprio dell'Istituto di Medicina Rigenerativa e Anti-Aging di Treviso, con Alessandra Faiella. E poi benvenuto a Billy Costacurt. Billy, mi ricordo che di te, anche quando eri giovanissimo, dicevano già che eri... Posso dirlo? Sì, devi. Cosa dicevano? Che ero Dillo già vecchio. Tu. No, che ero vecchietto, insomma. Ci interrogheremo su questo fatto. Presento gli altri ospiti. Dorina Lecca, reduce da X Factor. Come stai, Dorina? La molto più bene, giovane, ragazzi. 24? Sì. Una rocker. Presto 25. Però tu non ti preoccuperai dell'invecchiamento. No, per niente. Uno stile di vita da rocker. No. Dan Peterson, bentornato. Neo allenatore dell'Armani Jeans. Quindi la vita ricomincia a 75 anni. Penso di sì. Lidia Ravera, che parla di questi temi da moltissimi anni. Ah, in sì, è una specie di ossessione. Ossessione giovanile, però, non è un'ossessione senile. E poi, buonasera, Riccardo Campa, che è un professore di sociologia all'Università di Cracovia e presidente dell'Associazione Italiana dei Transumanisti. Sì. In due parole ci spiega cosa sono i transumanisti? Transumanesimo viene da, si rifà l'idea di umanità in transizione, quindi prendiamo sul serio l'idea di evoluzione e pensiamo che non ci sia nulla di male nell'intervenire, nel guidarla. Non sono sicura di capire, chiediamo a Ongaro se ha capito lui. Io ovviamente parlo da medico, quindi vedo questo più come un aspetto, diciamo, teorico che riguarda molto il futuro, ma il concetto è quello vero in realtà, che l'evoluzione noi l'abbiamo in qualche modo manipolata grazie alla civilizzazione. Stiamo parlando di invecchiamento. Se pensi agli animali in natura, gli animali in natura non invecchiano. La natura non permette una perdita di funzionalità come la permette la civilizzazione. L'anti-aging oggi è della disciplina in crescita. Si occupa di un'altra cosa, si occupa di far invecchiare le persone bene. Adesso capiamo anche come. Si preoccupa Dan Peterson di questi temi? A che età ha cominciato a prendere vitamine o integratori? No, in nostra famiglia c'era sempre the one a day vitamin, ok? Quindi era uno al giorno, poi c'era due al giorno, adesso sono a 5-6 al giorno. 5-6? Per gli atleti è normale, Billy, no? Voi avevate il medico della squadra che vi dava, insomma, medicine preventive? Sì, a dire la verità, da 10 anni a questa parte è uscito questa, dico il nome perché probabilmente è anche conosciuto come Milan Lab, dove venivano fatti degli esami ematochimici, venivano fatti dei test atletici. E quindi attraverso questi strumenti poi si guidava l'atleta verso un allenamento appropriato. E quello che è successo a me, nel momento in cui mi hanno detto che ero vecchio, io non ero ancora diventato padre, avevo 30 anni, avevo fatto un campionato veramente pessimo con la mia squadra, a quel punto ho deciso di affidarmi a questa struttura e dopo ho smesso a 41 anni. Insomma. Quindi altri 10 anni poi hai giocato? 11. Quindi sì. Funziona.
Direi di sì, almeno nel mio caso e ha funzionato. E cosa hai preso? Medicine, integratori? No, hai fatto niente esercizi? Particolare. No, praticamente un monitoraggio delle tue condizioni. Alessandra, tu ti sei mai monitorata? Perché ridi? No, perché non so cosa voglio, come potrei monitorarmi? Cioè, non so, come si fa a monitorarsi? Ce ne sono, quello che stava dicendo Billy è perfetto. Se tu vieni a fare un check-up da noi, passi una giornata da noi. Quello che si diceva del Milan Lab, ma io un sacco di cose mega da così fare. Antipatico, un incubo. No, ma una giornata intera. Il problema, vedi, è passare da questo concetto che si va dal medico quando si sta male a un medico che è in grado di monitorare la tua salute nel corso degli anni e preservare determinate funzioni. Aspetta, ti faccio vedere questo filmato così forse capisci meglio. Qui ci sono tre persone che hanno un approccio alla vita di questo tipo. Così tipo vediamo di cosa stiamo parlando. I riti tibetani sono 5 esercizi che in realtà hanno una grande potenza. Si guadagnano anni in termini proprio di benessere e di pulizia mentale. Prima avevo una vita assolutamente sregolata, fumavo tantissimo, mangiavo soprattutto in maniera sregolata. Ho quindi iniziato da 4-5 anni a questa parte questo percorso di benessere e questo sicuramente aiuta a restare più giovani. Giovani per me non significa belli, ma significa sani. La giovinezza a una certa età in effetti non è più un regalo, ma è una cosa che si conquista quotidianamente con una fatica inenarrabile. Questa è una nuova introduzione, sono verdure liofilizzate di elevatissima qualità, l'omega 4 che non manca mai. Questo è per favorire il metabolismo del glucosio e dei grassi. Alla soglia dei 47 anni ho deciso che la mia salute doveva essere gestita ed affrontata in modo imprenditoriale ed ingegneristico e ho cominciato da un'analisi profonda di tutto quello che era lo stato dei miei parametri biologici, vitali e quant'altro. L'obiettivo di tutti noi dovrebbe essere quello di arrivare a 100 anni con una grande energia vitale. Io tra 40 anni non sarò invecchiato. No, scusa. È chiaro adesso, Alessandra? Ma posso dire una cosa? È più chiaro di quello che stavo parlando? Adesso mi è più chiaro, ma vedendoli lì, cioè, li porta malissimo, sono messi malissimo. Erano dei mostri. Questo qua, scusate, cioè, ha 49 anni, ha un anno più di me, sembra mio nonno. Ti dovresti preoccupare di com'era prima, ma su cosa lo dice? Lo immagino, lo vedo. Cioè, ma questa è una questione estetica. Questa è una questione estetica che non c'entra nulla col prevenire le malattie. Se lei parla di medicina con, diciamo, medicina classica, cioè la medicina che elimina le patologie, avrebbe sicuramente un atteggiamento di tipo diverso, no? Perché lì si prevede che l'intervento è molto serio, la persona è già malata, eccetera. Ecco, la stessa tipo di serietà la medicina anti-aging la porta nella prevenzione, che non penso sia un discorso da sminuire o ridicolizzare, perché guardi che poi quando si arriva agli 80 anni in pessima salute si ride meno su queste cose. No, ma a parte che le premetto che io sminuisco e ridicolizzo perché fa parte del mio mestiere, non perché capito, ce l'ho con ma lei. Non fa parte del mio. Abbiamo due mestieri diversi, lei fa divertire ognuno le quello persone, che si merita, io le curo, no? Quindi, sì. No, ma io dico di tutti e due. Appunto, abbiamo bisogno di tutti e due. Ma una volta si diceva che ridere fa venire fa rimanere giovani, no? In quanto intellettuale se ne frega dell'aspetto fisico, non ha mai preso un integratore, mai fatto un monitoraggio. Per me il tempo è sempre stata un'ossessione, se no non avrei fatto la scrittrice, avrei fatto un mestiere più utile, più dignitoso. In genere uno si dedica a raccontare storie perché non sopporta il limite della mortalità, quindi cerca di duplicare la vita inventando vite. Io quindi ho sempre fatto una grande attenzione al tempo, però più che muovermi sul piano delle pillole, Mi muovo perché corro 40 km a settimana, ma innanzitutto perché mi piace. Ma cosa seria 40 km a settimana? Ma da 20 anni non è una cosa dell'ultimo minuto. Però credo che il problema dell'invecchiamento, soprattutto per le donne, perché purtroppo le donne sono sottoposte al modello della giovinezza, alla necessità di fissarsi a una certa età, quindi non è il discorso di arrivare sani a 80 anni, il discorso di averne 23 tutta la vita, è lì che le donne soffrono, si martirizzano, si liftano, si tagliuzzano. Ecco, io vorrei dire alle donne che invece invecchiare bene, invecchiare con dignità,
È una battaglia culturale, innanzitutto. Nessuno parla della giovinezza eterna. Si parla allora, di prevenire le malattie. Posso parlare di giovinezza con Dorina? Sono... Ma che effetto ti fanno questi discorsi a quasi 25 anni? Beh, ti sembra proprio un mondo lontanissimo. Ma diciamo che io alla vecchiaia non ci penso, perché posso, diciamo, permettermi ancora un po' di anni di non pensarci. So che arriverà. È normale avere degli eccessi, soprattutto alla mia età, perché insomma l'incoscienza fa parte, no, della giovinezza in un certo senso. A un certo punto sai però anche che se ami cantare, se ami far musica, la vuoi fare più possibile, a un certo punto dai anche una regolata. Posso dire, uno stile di vita equilibrato, tranquillo, lui mi odia. lo sento, sento il suo odio. Come parlo? Vai Alessandra. Si agita sulla sedia proprio, come inizia. Comunque adesso dirò delle cose ancora che mi faranno di anche... No, dico, io sono d'accordo su uno stile di vita equilibrato, tranquillo, rilassato, eccetera. Però quando vedo quel filmato lì, questi con gli armadi pieni di pillole e di pilloline... No, perché sei ancora giovane, Alessandra. No, che giovane, non sono più giovane. All'età di quello con gli occhiali, brutto, perché era brutto. Ma scusa. Ma non scusa. E aveva, scusa, e quando vedo gli armadi pieni di pillole, questi ossessionati che la mattina devono mangiare Riccardo Silvestre e mettersi... Ma una passeggiata in ospedale l'hai mai fatta? Allora guarda come sta la gente in ospedale. Ma perché devo fare le passeggiate in ospedale? Perché avresti una visione più obiettiva. Allora il concetto è tu stai vedendo una parte del problema, l'altra parte del problema è la gente che s'ammala. Capisci? Allora non c'è il sano e il pazzo che prende 50 pillole. Ma è una battuta. Queste persone magari con del fai da te, però queste persone qua comunque tendono ad un obiettivo che è quello di prevenire la malattia. Forse è qua che non ci si capisce. Deve essere una vita tranquilla, non è del tutto corretta, perché c'è una fortissima correlazione, lo dico anche per sdrammatizzare, visto che tra la frequenza di rapporti sessuali e la longevità. Cioè? Chi fa più sesso vive più a lungo ed è più giovane. Già io questo sono d'accordo. Questo qua mi piace di più. Lo dico perché quella del Premier è una terapia longevista, è quella del Premier. Posso chiedere a Dan se gli risulta questa... Dice il... Non ho capito una mazza sul sesso, questa... Che chi fa più sesso vive più a lungo. No, è vero? Ci credo assolutamente. Sono stati studi se indipendenti. Se lo dice Dan Peterson, non ci credo anch'io. Lo dico, sono stati studi indipendenti scientifici, non è uno scherzo. È così, dottor Onga? Ma certo, ma così come non è uno scherzo, e ci sono centinaia di studi. Cioè, io vorrei far capire una cosa, qui stiamo parlando di una cosa che non è fantasia. Vorrei riportare anche l'aspetto che stiamo parlando di un discorso scientifico, non è che ce lo stiamo inventando. Quindi così come... Questo discorso sull'attività sessuale vale per il discorso delle vitamine, così vale per gli antiossidanti, per gli omega 3, per l'esercizio fisico. Così tanto spieghiamo delle cose. Per le pratiche mente-corpo, il Milan Lab... Ma non può anche sentirsi oggetto di desiderio, secondo me. Ma certo. Infatti per questo dico che bisogna lavorare sull'immaginario collettivo, perché se le persone non più giovani continuano a essere disprezzate, vivono come persone non protagoniste, sì. Le loro vite si svuotano. Sì. E quando la tua vita si svuota, quando ti senti terribilmente solo, e messo ai margini, puoi prendere tutte le pillole che vuoi. Non c'è dubbio, però è più difficile ottenere quel risultato lì. Allora, visto che adesso la vita dura tanto, bisogna pretendere che la vita duri per tutta la vita, facciamolo. Cioè che noi continuiamo a essere protagonisti delle nostre vite e possiamo mettere a qualsiasi età gli aggettivi che in genere si usano per la giovinezza, di essere curiosi, disponibili, generosi, e anche idealisti. Non malati, perché se si è malati è difficile. Va bene, anche non malati, ma secondo me viene anche la sua... Alessandra, ad esempio, siamo una persona creativa, in salute, molto produttiva. Non dico più niente perché lui mi odia. E non mi sembra che si preoccupi particolarmente della sua salute, anche perché probabilmente... No, ma mi preoccupo, ma in modo tranquillo. No, cioè... però il tuo nutrimento qual è? Ma io sono d'accordo con la signora Ravera, sicuramente è lo spirito. Il corpo mischiato allo spirito, cioè quindi vivere bene, è anche il senso dell'umorismo di cui lei ha un po' più di bisogno. Certo, sapevo che arrivava. Sapevo. Io addirittura vi ringrazio moltissimo, vi devo salutare. Grazie. Siamo con Natalia Aspesi.
50 anni di giornalismo e non li dimostra. Come sta? Benissimo. È vero che sul passaporto ha scritto casalinga? Certo. Perché? Ovvio. È una delle più importanti giornaliste italiane. Beh, se sono così importante dovrebbero riconoscermi anche se c'è scritto casalinga, cosa che non avviene però. E casalinga protegge. Perché i giornalisti spesso sono visti con molta diffidenza. Una casalinga non dà fastidio a nessuno. Ma lei ha mai fatto la casalinga? Faccio la casalinga. Non ci crede nessuno. Faccio sempre tutto in casa, beh, tranne proprio i mestierissimi. Cucina? Ma spesa, certo. Ah, questo non l'avrei mai detto. Se no sarei nervosissima. Invece cucinare, vede, guarda, mi sono anche scottata. Vedo, ma la mente facendo una proprio. Torta. Fa anche le torte. Per forza. Come Natalia Aspesi, simbolo del femminismo. Della, ma guardi che le femministe fanno anche da mangiare, sì? Non è che non fanno da mangiare, mangiano anche loro. Una generazione, tante insomma ormai generazioni di giornaliste sono cresciute leggendo l'Aspesi dicendo ecco io vorrei essere come lei, non mi voglio sposare, non voglio avere figli, voglio scrivere in prima pagina su un quotidiano e andare in giro a intervistare gli attori. E... Io non mi sono mai detta queste cose. Lei no, ma noi sì. Ah, voi avete sbagliato. Non è una vita meravigliosa io la non sua? Io non mi sono sposata perché non ho trovato un marito. Ho avuto dei compagni come ho tuttora. E come mai non vi siete sposati? Io penso che ci si sposa se si vuole fare una famiglia. E se uno non vuole fare una famiglia perché deve sposarsi? No, non vedo. Neanche per la cosa romantica e dire vabbè... Ma c'è nulla meno romantico dell'essere sposati, credo, eh. Dopo un po' ci si odia profondamente. Ma no. Io sono fidanzata. Fidanzata? Fidanzata. Quindi da 37 anni. Quindi la signorina Natalia Aspesi, fidanzata. Fidanzata. Posso sapere il nome del fidanzato? Si chiama Antonio. Fidanzata con Antonio. E bottana era e bottana è rimasta. È la frase celebre della ragazza con la pistola con Monica Vitti, film geniale, molto femminista, di Mario Monicelli. Sì. E a me è venuto in mente un'intervista che ho letto sua, in cui lei diceva che avrebbe voluto essere una puttanona nella vita. No, detto, ma non come? È che ci ho mai pensato. Ma l'ha detto veramente? Penso che sia deve dare molte soddisfazioni essere un puttanone, non lo so. Credo, non lo sono purtroppo. Ma in che senso lo diceva? Ma penso intanto che per essere un puttanone bisogna essere bellissime. Adesso si dice escort, ma è più giusto puttanone. Bisogna essere bellissime, sexissime. E poi credo che vedere che tutti gli uomini che sono fragili in quel senso ci cascano, credo che sia divertente. È una forma di potere, forse la sola vera forma di potere che ha una donna. È anche un potere che dura poco, perché più sei giovane, più sei adatta a fare il puttanone, dopo diventa anche forse ridicolo, non lo so. In realtà il sogno di sua madre era che lei facesse tutt'altro, ma non la giornalista. No, la telefonista in parte, poi invece era aumentata di grado e voleva che facessi la professoressa di disegno, perché avevo studiato disegno. E lei l'ha delusa cominciando a fare la giornalista. Sì, molto delusa. Ma io l'ho sempre delusa la mia mamma, poverina, perché avevo degli uomini che non le piacevano. Mi diceva, parlava milanese, ma te cosa te piace quelli? Insomma, mi piace. Ma a me piace, no, mi diceva la mia mamma, non mi piace proprio no. A me piace. E ma quando lei ha cominciato a firmare, a scrivere sui giornali? Sì, ha cominciato a ritagliare i miei articoli, ma non avevo uno stipendio. Adesso è normale non avere uno stipendio, allora era gravissimo. E quindi... Ma lei era l'unica donna alla notte dopo, o al giorno, no? Come fu? No, dopo, siccome nei giornali quotidiani le donne non esistevano, c'era il giornale Il Giorno, che era un giornale nuovo, quindi democraticissimo, che su 300 giornalisti aveva una donna, che era Adele Cambria. Quando il direttore se ne andò, Baldacci,
fu l'unica che per solidarietà col direttore diede le dimissioni. Non lo tipico fece gesto femminile. Nessuno degli uomini. Allora avevano bisogno di una donna per far vedere che erano democratici. La quota rosa, insomma. Sì, la quota rosa, uno su 300 però, una quota un po'. E lo chiesero naturalmente a quelli già noti come la Fallaci, che sprezzanti, dissero assolutamente per no, carità. Non ci interessa. Allora chiamarono me, ma siccome non ero nessuno, lavoravo la notte, mi fecero impiegata che però faceva la giornalista, che era un po' un ibrido. E poi invece... Ma so che invece l'hanno fatta inviato per non turbare i colleghi maschi. No. Insomma, quindi era, non era molto attraente. No, avevo pare un sedere che aveva una sua... Non so perché. Una sua ragione di essere. Allora, poi i giornalisti di allora erano come nei film con Humphrey Bogart, anche ridicoli. E non vollero che io stessi lì perché allora avrebbero magari... Non so cosa si poteva turbavano. Succedere. Mi ha fatto inviato, il che vuol dire che io fui promossa immediatamente, mentre c'erano dei maschi senza sedere attraente che erano lì da 10 anni che aspettavano. Quelli, che fortuna! Alla fine il famoso puttanone. Sì, sì. L'effetto puttanone. Ho sentito delle sue lezioni di giornalismo esilaranti dove spiegava le sue tecniche giornalistiche. Allora, di quei tempi, allora, ovviamente. Sì. Ad esempio, con le mamme degli assassini. Sì, ero brava, sì. Cosa faceva per farle? Beh, io entravo intanto piangendo, già. Così, di per conto mio, piangevo per conto mio, afferravo le mani di queste povere donne che non avevano nessuna responsabilità di aver figli che avevano appena segato la moglie in numerosi pezzi, e così le consolavo, dicevo ma no, certamente non sarà vero, mi facevo vedere le foto di lui piccino, il bimbo con la sorellina, la mamma, certo, vendevo le foto e me ne andavo, era una carognata, però era un modo per fare il mio mestiere. So che un'altra tecnica era lo svenimento. Beh, l'ho fatto una sola volta, sì. Quando? Una volta a Cannes c'era Elizabeth Taylor che non avrebbe concesso interviste ma avrebbe fatto dopo una conferenza stampa, ma noi premevamo almeno per vederla. Io ero stufa poi di star lì, poi ho capito che non si combinava niente e mi sono lasciata, sono brava, adesso più, ma allora mi sono lasciata cadere per terra anche un po' tremando. Allora disperati c'erano lì gli uscieri. Non sapevano, non potevano portarmi indietro perché c'era una massa di stampa che non si passava. Mi hanno fatto entrare oltre la porta dove c'era la Taylor. Sono un'attrice in realtà. Insomma, i mezzi per lavorare. Da molti anni lei scrive La posta del cuore sul venerdì, sì. Che per moltissime persone, molti non vivono senza La posta del cuore dell'Aspesi. E quindi lei... E neanche io perché non avrei stipendio. Vede, quindi... Lei quindi è una delle massime esperte di sentimenti. Cosa le scrivono? Tanto le scrivono più donne o più uomini? Più donne. Uguale. Uguale. No, tre, diviso in tre. No, gli uomini molto scrivono, sempre di più. Le donne e una buona parte di gay e ragazze, ecco, lesbiche. In quest'ultimo anno che cosa le hanno scritto di più? I problemi sentimentali più rilevanti, quali le sembra che siano? Ma i problemi sentimentali sono sempre gli stessi. Ah, sì? Sempre. Ma quindi non variano con... Ma no, è l'abbandono, il tradimento, la solitudine e la convivenza senza amore. Sono eterni da quando esiste la coppia e direi che forse è aumentata la fuga degli uomini dalla responsabilità della famiglia, dico naturalmente rispetto alle lettere che mi scrivono, quindi è una cosa particolare, non rispetto alla gente. Vabbè, le lettrici del venerdì o i lettori del venerdì... Ecco, chi mi scrive... Quindi coppie sposate da tempo in cui il marito lascia la moglie, sì. Per una più giovane? Sì, spesso, ma non sempre. Spesso è l'amica della moglie, è il desiderio di novità che hanno, sì, gli uomini. Ma non c'è una grande anche modernità, le mogli, quindi. Secondo me le mogli oggi si stufano abbastanza presto.
della convivenza le donne, però non, e quindi rinunciano a quello che è la parte gioco della vita. Certo, oggi aver voglia di giocare è molto dura perché i problemi sono tanti, quindi secondo me oggi cercare un'altra donna o un altro uomo vuol dire anche sfuggire a questa cappa di paura che c'è abbastanza in giro e che riguarda il lavoro, il futuro incerto. In un diversivo per non pensare, ecco, alle cose importanti. Sì, ci sembra di poter ricominciare a vivere con un'altra storia che poi si rivelerà uguale a tutte le altre, perché così è. Ma ci si innamora a tutte le età? Beh, io ho 85 anni che si innamorano maschi, mi scrivono e mi scrivono anche le figlie. E le femmine no? A quell'età no. No. No, sono fino a che età più si innamorano dignità. Le donne? No, diciamo ci si innamora a qualsiasi età dentro di sé. Mm. No, so, io mi sono innamorata di Jess Clooney, però non glielo vado a dire, lo tengo per me. Ecco, e mentre gli uomini quagliano, si danno più da fare e sì, ci riescono. Insomma, sono più concreti. Ci riescono. Ho letto una sua risposta a una donna che, una moglie, il marito voleva che lei si mettesse della biancheria un po' provocante, lei diceva no, mi deve amare come sono, io pensavo che lei rispondesse, ha ragione, invece lei dava ragione al marito. Ma scusa, poveretto, se uno ha voglia di giocare, perché devi impedirglielo? Cioè, il gioco è innocuo. Ma questa mi diceva, io non ho voglia di mettermi il body leopardato, non sono e allora io. Vuol dire che non ha voglia di far l'amore, credo. Perché se c'è un modo per rendere la cosa più semplice, perché non usarlo? So. Insomma, quindi lei è favorevole al divertimento? Sì, sono favorevole. Alla fine cosa resta? Lei ha avuto una carriera splendida, un compagno da molti anni, dei gatti, una bellissima casa, tante amicizie. Mi rendo conto della banalità della domanda, però ecco, ricominciando, che cos'è che conta di più? Ma io, guardi, sono soddisfatta della vita che ho avuto. Mi secca di essere vecchia, perché vorrei poter vivere altri 100 anni. Quello mi dà fastidio. Allora io vorrei rifare la mia stessa vita, cominciando però non da giovane, cominciando dai 40 anni in su, perché sono stati gli anni più belli della mia vita. Quindi rinascere a 40 anni. Sì. Grazie. grazie mille Natalia Astasi. Gli studenti asiatici hanno voti più alti di quelli occidentali, di chi è il merito? Secondo Amy Chua, professoressa di origine cinese che insegna a Yale e autrice del libro L'inno di battaglia della madre tigre, è merito del metodo Shanghai. Questa sera ne parliamo con la giornalista Cristina Gabetti, che a New York è nata e cresciuta a Torino, è nata a New York e cresciuta a Torino, appena uscito il suo libro Tondo come il mondo. Benvenuto a Mauro Bergamasco, un atleta indispensabile in questa discussione. Ricky Memphis, signori, è un'emozione avere Ricky Memphis all'invasione di Vasbari. Che qualcuno mi dice, qualcosa mi dice, Ricky, che tu non hai avuto un'educazione così dura, inflessibile, non so perché ho questa sensazione. Non so perché tu pensi una cosa del genere, però è vera, insomma. Vedi, e poi insomma una coppia che vedo riunita per la prima volta, non mi sembra vero. Siete veri? Cioè Katia in persona, sì. Katia e Valeria e il palo, no? Questa battuta immagino che non te l'avranno mai fatta. Angelo dei pali e dispari. Colleghi, ma soprattutto genitori. Sì, genitori. Sì. Genitori di Agata. Agata che metodo Shanghai per Agata? Lei a noi. Sì. Sì. Ho capito. Benvenuta a Wei Zhu, cantante lirica, in Italia da 15 anni. Ci spiegherà poi questo metodo Shanghai che credo... Io sono d'accordissima con questa madre tigre. Sì, funziona. Sì, ci vuole. Sua madre è stata così con lei? Mio padre era ancora peggio.
Allora, Amy Chua racconta che quando la figlia non era capace di imparare un brano al pianoforte, la obbligava a stare fino alle 3 di notte senza fare la pipì, senza mangiare, finché non aveva imparato il brano. È giusto? È giustissimo. Io ho suonato pianoforte anche per anni. Deve allenarsi fino a quando ce la facciamo, ma ce la facciamo tutti. Solo che i bambini fino a un certo punto non vogliono affrontare difficoltà, fanno capricci. Basta stringere i denti un po', andare a spingere un po' avanti, ce la fa. Infatti sua figlia alla fine ce l'ha fatta. Però... poi... ah, vedo che l'ha letto. Sì, sì, però proprio così, era contenta. Però la scica del bambino però esplodeva. No, non era, la mamma lo sa fino a quale devo punto. Devo ancora presentare Rosanna tenere. Schiralli, psicologa, autrice insieme a Ulisse Mariani del libro Nuovi adolescenti, nuovi disagi dai social network e videogames allo shopping compulsivo, che paura, regole inflessibili, come dice la signora, funzionano. Regole sì, ma rispecchiamento. Sintonizzazione emotiva, capire profondamente, intuire quello che è il bisogno del bambino, mentre generalmente sono i bambini che si sintonizzano sul bisogno del genitore. Per esempio nel caso che lei accennava prima della mamma cinese, ovviamente quello è un esempio di non sintonizzazione, direi che forse nel nostro paese è anche passibile penalmente, perché direi insomma sì. È da telefono azzurro. La signora però, Wei Zhu, è contenta dell'educazione. Contenta dell'educazione perché al momento duro, sì, dobbiamo soffrire, ma quando lo godi è una gioia molto più grande di quello che abbiamo sofferto, è un frutto meraviglioso. Angelo, ti senti un po' in colpa? No, io sto... Pensate di essere genitori autorevoli? No, Agata ha imparato che questo gesto vuol dire non si fa e lo rifà a noi e intanto fa quello che noi le vettiamo di fare, quindi mi sento... Però siete sintonizzati. Ti sintonizzi perché cerchi di capire, credo. La domanda è stupida, come fanno due attori comici a essere autorevoli? E infatti a volte capita di sgridare tra virgolette Agata perché sta imparando anche lei, però lei fa delle facce talmente buffe che uno dei due, cioè l'altro dice non ridere e l'altro intanto se ne va perché sta ridendo e va al pianoforte a provare a suonare fino alla notte fino alle uscita tre. Piena. No, Ricky, a parte gli scherzi, tu come eri da bambino? Come ero da bambino? Ero un bambino buonissimo, un bambino non lo so, bisognerebbe chiedere a mamma. No, era un bambino cosa buono, dice un bambino mamma? Anche abbastanza. Se lo chiedo a mamma, cosa mi dice? Dice che ero buono, eri bravo. Che era più cattiva mia sorella, sicuramente. Io poi sono cresciuto senza papà, quindi. Eri responsabile. Sì, sono maturato molto, molto presto. E tua madre era più mamma tigre o più mamma chioccia? Più mamma chioccia. Comunque era una mamma che lavorava, una mamma che c'era tante responsabilità. La tua, Mauro? È una via di mezzo, diciamo che per eccellenza non accetto gli eccessi, sia in un senso che nell'altro. E quindi anche a casa ho avuto una disciplina importante, poi legata anche tra l'altro al mio sport, che mi porta ad avere una disciplina anche in campo e un rispetto dei vari ruoli, ma non ho mai avuto gli eccessi, quindi... A sentir loro sembra tutto semplice, no? Sì, in Italia può essere così semplice. Può esserlo. Perché italiani, da quello che conosco io, siete semplice e solare. Nostri genitori, sulla nostra generazione, ci ha educato in questa maniera perché per mille anni siamo disciplinati dal Confucio. Un proverbio cinese diceva sotto i bastoni nasce i buon figlioli. Sotto il bastone nasce il buon figliolo. Sì. Sotto il cavolo siamo nati. Sì. Però non è più un'educazione moderna. Sono d'accordissima con la signora, anche con le famose attori. Tra l'altro, guardate, le mamme che abbiamo conosciuto noi sono più simili alla mamma tigre cinese che alla mamma della leggenda italiana. Guardate queste due giovani madri come educano i loro figli. Stai prendendo che cosa? La canottiera. Sì, ma le devi mettere a posto. Le canottiere sono in ordine e devono restare in ordine. I giochi, lì sotto, avevamo preso dei quadretti prima, sono stati rimessi al loro posto. Ok, va bene. Dai, fammi vedere i compiti, per favore, che per domani mi hai detto che non hai niente, ma io non ci credo.
non tiratemi fuori 500 cose e rimettere tutto nell'ordine di partenza. Questa è una regola fondamentale. In questa casa le regole le decido io. Cioè il fatto di essere spesso così impositiva è difficile per me, ma non vuol dire che io sia anaffettiva, anzi. Però tendo ad essere ferma su certi punti. Di sicuro ci sarà conflitto, però per il momento comando io. E non esiste democrazia in questo senso, ma mi piace pensare di essere una specie di dittatore. Mi chiamano anche Kaiser a volte le mie amiche perché dicono che sono fin troppo dura, però se non sei dura un pochettino coi figli rischi di sbriciolarti perché vieni sopraffatta. Lola non si mette così, perché non deve mettere tutto in giro? Se non dopo la mamma e il papà la sgridano. Io non sono tanto per giustificare coi figli. Queste sono regole, si applicano e si osservano, basta, cioè non è che devo stare lì a dirle perché e per come. No, se lo fanno a 5 anni, a 16 ci sputano in occhio. Quindi anche le mamme italiane sono tigri, che dici Katia, ti sei ispirata? Io ho avuto terrore per un attimo, della prima mamma. Beh, soprattutto. Scusa, non hai visto che aspetto felice che avevano quei bimbi? Sì, infatti, sì. Le bambine erano terrorizzate. No, sì, beh, sì, no, erano carine, sì. Le bambine contente. La seconda sì, ma le prime due erano terrorizzate. Troppo, sì. Beh, un po' di disciplina. Ma così è troppa disciplina, dici? No? Secondo me sì. Quanti figli hai, Cristina? 3, meno male che sono venuta io da voi e non siete venuti voi da me, perché l'armadio di mia figlia vi avrebbe fatto veramente paura e sarebbe stato un boomerang totale. Avreste ritenuto... invece la madre, no, io, le regole per me sono sacrosante, cioè diciamo confini, ma non l'imposizione. Per cui cosa succede? Mi ripeto da anni, l'armadio deve essere in ordine, la scrivania deve essere in ordine. Siccome però non succede, finisce che poi dopo poco tempo si rendono conto che non trovano la cosa che volevano di più, che la stanza non è pulita, perché se non è pulita è perché non l'hanno messa in ordine. Diciamo che cerchiamo di lavorare anche sul piano emotivo. Io credo nella rotondità, tant'è che il mio libro si chiama Tondo come il mondo, e nell'armonizzazione dei vari piani dell'essere. Però è vero che diventa molto frustrante imporre le regole, e credo che loro debbano sperimentare nel rompere le regole. Come sono i ruoli, scusate, tra voi due? Io sono la mamma, lui è il papà. Papà e mamma. Ma perché... sei la mamma mamma o sei la madre padre? Perché sai che no, sono la mamma mamma. È che noi ovviamente in casa con Agata, Agata è piccolina, appena un anno, però ridiamo molto, scherziamo molto, balliamo, cioè c'è sempre un clima goliardico. Però e Agata è una bambina molto sorridente, molto solare, ma quando cambiamo tono, lo cambiamo, cioè quando... Guardi me come se fossi io quello severo. Chi è quello severo? No, volevo sapere. Semplicemente, no, non c'è uno, non c'è più, uno più severo. Però in realtà, proprio perché siamo sempre molto morbidi, nel momento in cui il tono cambia, e non è necessariamente urlare, ma semplicemente cambiare tono, la bambina ha già iniziato a capire che il cambio di tono significa che comunque un qualcosa deve cambiare. Ricky, tu hai figli? Sì, ho un po'. E come sei come padre? Ma non sono rigido, non sono severo, però capita come a loro la stessa cosa, io dico pochissimi no, e non alzo mai la voce, non so, però appunto appena cambio tono lui ascolta. Io sono un bambino, non sono un bravissimo padre, non sono un padre tigre, però c'ho un bimbo, non so perché, c'ho un bimbo che per me, per quanto mi riguarda, è un bimbo meraviglioso, è un soldatino, è allegro, è felice, è aperto sul mondo, e quando io dico di fare una cosa la fa. Sembra tutto facilissimo, tu non hai ancora non so figli? Se... No, non sono ancora genitore, no. Però hai un fratello, siete stati educati più o meno nello stesso modo? Sì, praticamente sì, perché fin da piccoli la nostra vita era scandita poi dal rugby alla fine. Eravamo tra la disciplina imparata dai genitori, in parte dalla scuola, e poi ogni giorno avevamo il gruppo di amici e il gruppo del club con il quale giocavamo a rugby, e ovviamente noi, oltre ovviamente alla disciplina dei genitori, vivevamo tutta una serie di regole nel campo da gioco. Wizzu, come li vedi i bambini italiani? I bambini italiani come educazione sono molto buoni, gentili, saluta la gente, solo che in fronte alla difficoltà si ritira.
molte volte è colpa dei genitori. No, poverino, non lasciamo stare. No, bisogna anche spingere i propri figli, avere coraggio di andare avanti. Cosa ne pensi, Cristina? È vero che se la madre... ecco, nella mia scissione di italo-americana, molte mie amiche americane hanno smesso di lavorare quando sono diventate mamme. In Italia non una. Quindi cosa vuol dire? Che c'è questa battaglia, tra l'altro includo me stessa, io sono uscita dalla mia zona di conforto, ho lasciato un mondo insicuro, mi sono tuffata nell'incertezza, poi è nato un libro e poi l'altro, ma ho deciso di lavorare da casa per essere lì a rispondere a quelle domande fondamentali della vita che se non vengono da te, cioè che poi qualcun altro a gettare quei semini. Ecco, rispetto al tempo... Quando è che torni a lavorare? Io in realtà sono tornata quasi subito a lavorare. Serena rispetto ad Agatha, o c'era lui? C'eri tu a casa? C'ero io. Ah. Sì, ho fatto il mammo, ma l'ho fatto... A me sono servite molto le prime settimane, perché comunque in realtà mi sono trovato ad avere la bimba e da subito l'ho messa a suonare il pianoforte, a leggere Proust. A giocare a rugby. E la bambina è cresciuta, voglio dire, subito. Ti sta dando già delle soddisfazioni. E anche lei è contenta. La bimba è laureata. Ha un anno, perfetto. Altro che la mamma di Shanghai. E no, bambina di questo. Comunque parlando con voi mi sento rassicurata. Tutti dopo avervi parlato e quindi sono molto soddisfatta di questo incontro. Vi ringrazio molto. Grazie. Il priore Enzo Bianchi. Benvenuto. Benvenuto e grazie, perché so che lei la sera, insomma, che in comunità si va molto presto a dormire, quindi questa sera le abbiamo chiesto la cortesia di tornare nella sua cella un po' più tardi. A che ora ci si alza al mattino a Bose? Verso le 4:30 del mattino ci si alza, e quindi alle 8 di sera si va in cella e regna il grande silenzio e la grande solitudine della notte. La settimana scorsa lei ha scritto sulla stampa che la lussuria toglie la libertà. In che modo la lussuria toglie la libertà e a che cosa si riferiva? La lussuria è uno dei vizi capitali secondo quella che è la grande tradizione cristiana. L'ho voluto trattare non tanto da un punto di vista cristiano, quanto piuttosto cercando di vedere l'alienazione che provoca la lussuria, che è questa vertigine che prende per la sessualità, per l'erotismo, a tal punto che uno diventa alienato e facilmente finisce per essere preda di ossessione, per cosificare l'altro, l'altra. Cosificare, cosa vuol dire? Renderlo un oggetto, renderlo una cosa, non più avere un partner nell'alterità e di conseguenza per il dialogo, perché ci sia una vera comunicazione, perché ci sia una storia d'amore in qualche misura. È qualcosa che ci riguarda tutti, la sessualità, ma è delicatissima. È qualcosa di molto delicato. Senza di essa non possiamo vivere. Secondo la visione del cristianesimo, addirittura l'eros è qualcosa che Dio ha voluto, ha giudicato buono. Io penso sempre a Giovanni Paolo II, che è riuscito a dire che anche l'atto sessuale è una liturgia dei corpi. Ma tutto questo, va detto, non è facile, non è assolutamente qualcosa che viene in modo automatico. La sessualità richiede un lungo discernimento, una lunga purificazione di se stessi, un lungo esercizio, perché sempre la dignità dell'altro sia rispettata, perché nel rapporto sessuale ci sia sempre questa grande possibilità di comunicazione, di comunione, in cui l'amore è esaltato, non è depresso,
ma è veramente difficile. Il libro di cui parliamo questa sera si intitola Ogni cosa alla sua stagione e qui lei parla anche di purificazione, della vita in cella, della sua infanzia, della sua giovinezza, delle sue scelte, di come non sono state facili e anche un po' osteggiate da suo padre. Nel primo capitolo lei descrive la sua cella e dice che all'inizio per un monaco la cella è una prigione, poi diventa una necessità. Beh, inizialmente la cella con la sua solitudine, se non è vissuta con una tensione, diventa davvero una prigione, è un luogo chiuso e la tentazione è di uscire. Ma quanto tempo si passa in cella? Beh, noi passiamo sempre dalle 8 di sera fino alle 6 del mattino, a parte le 7 ore che noi dedichiamo al lavoro come tutti gli altri e a loro siamo... Che lavori si fanno al monastero? Allora abbiamo innanzitutto la campagna, l'orto, con cui noi siamo autonomi, noi e gli ospiti, tutto l'anno. Cioè noi monaci ci manteniamo per vivere, non viviamo di offerte e non riceviamo offerte. Quindi tutto questo... Tra l'altro Bose l'ha costruito lei? Sì, diciamo costruito io. Io sono arrivato in questa frazione abbandonata alla fine del 65. Quanti anni aveva? 23, sono stato 3 anni solo quasi ed è lì che ho fatto certamente esercizi di solitudine in cui si scava per vedere dentro che cosa davvero brucia e ci si fanno le grandi domande: da dove vengo, dove vado, chi sono gli altri per me. Bisogna essere soli per farsi queste domande? Certamente la solitudine aiuta, come il silenzio. Sono due situazioni che in qualche misura impediscono lo stordimento e allora questa solitudine può essere di aiuto. Attenzione, c'è una solitudine cattiva come c'è un silenzio cattivo. Il silenzio cattivo è il mutismo, può portare alla malattia psichica. La solitudine cattiva porta all'isolamento, porta alla marginalità. Queste disumanizzano. Ci racconti, lei lo fa in Ogni cosa la sua stagione, come lei diventa monaco, perché nella sua famiglia non era prevista un'eventualità del genere. Suo padre addirittura, insomma, suo padre non amava i preti. No. Mio padre poi non era credente e anzi aveva una grande capacità di contestazione, ma soprattutto di canzonare i preti. Mia madre però era molto credente, anche se l'ho persa che aveva 8 anni, era una donna davvero di grande fede e forse questo me l'ha comunicata. Ma poi fatta l'università, economia e commercio... Mi racconti prima di quando è rimasto solo con suo padre, aveva 8 anni. Sono stati momenti molto difficili, perché nel dopoguerra, famiglia molto povera, mio padre faceva lo stagnino, viveva stagnando pentole, ma non bastando per vivere, faceva il barbiere, vendavamo le prime bombole di gas, faceva il vetraio, faceva l'elettricista. Lavorava sempre, io l'ho sempre visto lavorare, povero uomo. Quando gli ha detto che sarebbe diventato un monaco, come ha reagito suo padre? Molto male, per lui è stato un colpo molto forte. Poi, quando venne a sapere che abitavo in una frazione abbandonata in cui non c'era neanche la luce elettrica, non c'era l'acqua potabile, lui diceva sempre, anche agli altri, in tutte le famiglie nasce un figlio cretino, scemo. Io ne ho avuto uno ed era lui. E lo diceva molto convinto, anche se più tardi riconosceva di dirlo e sorrideva. Ma lui non era contento. È vero che ho letto, lei lo chiamava e buttava giù il telefono. Era un tipo piuttosto determinato. Molto, molto duro. Lui diceva che l'avevo tradito nelle sue attese, che ero un figlio unico. Poi però le ha scritto un biglietto poco prima di morire. Sì. Cosa c'era scritto? Ha detto: forse la cosa giusta l'hai fatta tu. Ogni cosa alla sua stagione. Adesso siamo in inverno. Che stagione è l'inverno? È la stagione più difficile? Cosa si fa in inverno? Per me è la stagione più difficile, perché soffro il freddo, però nello stesso tempo è una stagione che mi insegna molte cose, perché mi ritrovo ancora con quella solitudine, perché il tempo di poter pensare, il tempo di poter leggere e il tempo di poter
ancora una volta da vecchio verificare le domande, perché oggi le domande che mi sono posto quando ero giovane richiedono una nuova risposta. E cambiano le risposte? E cambiano. Non si è lo stesso neanche come cristiani nella fede. È cambiata anche la fede in tanti anni. Vorrei dire che ci sono anche più dubbi. La fede è diventata a volte più faticosa e soprattutto si guarda la vita e qualche volta si fanno delle grandi domande a Dio sulle quali quando era giovane si sentiva quasi subito la risposta. Adesso a volte ci sono delle domande che restano senza risposta. Quali sono le domande più difficili, se può dircene una? Ma io soprattutto penso a qualche domanda che sono quelle che hanno tutti gli uomini. La prima è perché tanta sofferenza e tanta difficoltà nella vita. E poi l'altra cosa che forse mi turba, che qualche volta nella vita ho intravisto, è la falsità. Io capisco tutti i peccati degli uomini perché siamo fragili e con ogni probabilità io a volte mi dico a me nessun peccato è estraneo. Non sono mai riuscito a condannare uno. Però la falsità mi è stato insegnato che è la cosa peggiore. Uno non può sorridere e in quel sorriso impugnare un'arma. Uno non può mentire all'altro. Uno non può essere vigliacco a tal punto di dire io non dico quel che penso. La nostra felicità dipende soprattutto da uno sguardo, da un sorriso e perlomeno da dirci la verità agli uni con gli altri. Ma quindi il dolore e la sofferenza hanno un significato o non ne hanno nessuno? Hanno certa, non vanno perdute, io penso. Però attenzione, nella sofferenza molti si abbrutiscono. La sofferenza, come la malattia, non è vero che ci rende più buoni, alcune volte sì, ma non a tutti è dato. E non tutti hanno questa capacità di elaborare dentro di loro le grandi contraddizioni per poi farne venire una fonte di libertà, una fonte di affetto, una fonte di comunicazione. Non è facile. E più uno è scarso di vita interiore, non dico di fede, ma di vita interiore, più uno è isolato e non ha qualcuno che gli rivolga la parola e che gli sorrida, più diventa cattivo. Ci sono delle pagine nel suo libro di consolazione, quando, anche se non è una parola che le appartiene, perché lei non cerca non molto, consolazione, no. Questa è una sua peculiarità, però quando lei parla dell'amicizia, del fuoco, ma anche del vino, sì, ci si sente già un po' più allegri. Sì, vivo, amen. E questo è il significato anche del piacere, come lo chiamiamo? Guardi, piacere, godimento, contemplazione. Io penso al vino come una delle cose più straordinarie. Vengo dal Monferrato, quindi noi, non so se lo sa, ma appena siamo nati, appena ricevuto il battesimo, ci viene dato un cucchiaino di vino in bocca. Quindi da lattanti, quasi a dire questo è il succo della tua terra, tua madre ti dà il vino come primo segno. Però poi sappiamo che il vino con la sua gratuità si può vivere senza vino. Non è come il pane che esprime il bisogno. Il vino esprime la gratuità, esprime la gioia. Non abbiamo bisogno del vino per vivere. Ma cosa sarebbe una nostra vita senza gratuità e senza gioia? E poi io devo dire, con la mia età qualche amico l'ho perso, non c'è più. È morto, persone che ho amato o persone che non vedo, sono distanti. Le posso confessare una cosa, per me non è triste bere un bicchiere, mezzo bicchiere di vino, soprattutto di Porto o soprattutto di un Barolo chinato, pensando a un amico
col quale ho condiviso un'avventura. È come chiamarlo in vita, è come chiamarlo di fronte a me. Io lo faccio con molta convinzione. È una maniera umana di far vivere chi ho amato accanto a me e di dire insieme brindiamo la vita. Ogni cosa alla sua stagione. Priore Enzo Bianchi, grazie. 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 Buonasera, grazie mille. È una modella molto bella, si chiama Lea T. Benvenuta. Grazie. Molto bella e molto alta, con forse i tacchi più alti che abbia, che siano mai entrati in questo studio. Come stai? Bene, ci provo. Allora, la campagna pubblicitaria che hai fatto per Givenchy ha fatto il giro del mondo. Ha fatto il giro del mondo perché è molto bella, è molto sofisticata, ma anche perché tu sei transessuale, di questa cosa si è scritto. Sul passaporto c'è ancora scritto che tu sei Leandro Cerezo. Tuo padre è un ex calciatore brasiliano che ha giocato a lungo in Italia, molto amato, che si chiama Toninho Cerezo. Sì. Tu sei nata nell'81 a Belo Horizonte, in Brasile, ma nell'83 sei venuta in Italia. 82. Con la tua famiglia. Tuo padre è stato acquistato dalla Roma, aveva appena vinto lo scudetto. L'infanzia in Italia, com'è stata? È stata tu bene. Eri Leo. Ero, sì, Leo. Ero un ragazzo, un bambino, anche ragazzo, perché ho fatto anche l'adolescenza qui, con apparentemente abbastanza normale, quindi un'infanzia bella, privilegiata. Tu come cosa ti sentivi? Io mi... No, sai, quando sei bambino così non è che hai questa definizione, no? È la magia di essere bambini, che non è ancora il pregiudizio, o comunque sia la cosa che io devo essere questo, devo essere quello. Quindi per me, anche se magari a volte gli altri bambini ogni tanto dicono ma perché non vieni mai a giocare con noi, sei sempre con le ragazzine, ma io dicevo perché io sono così, io sto bene così. Non mi vedevo diverso all'epoca dagli altri, ero abbastanza, sei neutro quando sei bambino, non sei né uomo né donna, quindi che è una cosa. Tu in famiglia quindi non parlavi neanche quando eri ragazzino della tua sessualità? Io non sapevo cos'era. No, perché io non sapevo. Io allora a un certo punto, io andando a scuola e facendo educazione sessuale, io avevo capito dell'omosessualità. E quindi io ho detto allora io sono omosessuale. Però non... E di questo neanche parlavi con i tuoi genitori? O sì? No, non ne parlavo, ma non per una questione. Era una questione che comunque a casa mia, essendo... mia mamma essendo molto cattolica, molto così, neanche mie sorelle parlavano molto delle loro eravate curiosità. Riservati? Sì, molto. Cioè, secondo tu me... hai cominciato a fare il modello molto presto. All'inizio sì. Ti proponevi come modello maschio. Come modello maschio. Ai casting cosa succedeva? Era un disastro. Perché? Perché arrivavano i casting e mi dicevano: ah no, il casting delle ragazze è di là, tutte le volte, magari. Quindi sembravi una ragazza anche quando eri ancora un nome maschile? Ho fatto delle foto, dei servizi, ho tagliato i capelli corti perché ho cercato di sembrare più maschietto, ma era sempre un po' complicato la cosa, perché ero troppo piccola di spalle, piccolo di spalle, quindi questo è stato un periodo in cui io, tra l'altro che ho fatto il modello uomo, ero già in crisi. Io non riesco a descriverti quella confusione, perché è una roba, tu non capisci niente, non sai se sei uomo, se sei donna, cosa diventerò, cioè, capito? Quindi non ci vuoi neanche pensare, perché sei molto giovane, vuoi goderti il momento della tua giovinezza, quindi era già un periodo per me un po'. Poi hai incontrato Riccardo Tisci, direttore creativo di Givenchy, sì. Che è stato un'amicizia importante, credo un'amicizia importante, sei stata sua assistente, poi ti ha scelto per questa famosa campagna. Però forse la cosa più importante che ha fatto per te è stata di darti il coraggio per cominciare il percorso che stai facendo adesso. Sì. Quando è cominciato? Cioè, quando
È successo qualcosa? Sì, no. Allora, io mi ricordo che Riccardo era venuto da Londra e quindi era ovviamente con una mentalità molto diversa. Lui aveva avuto tanti amici che erano passati per queste situazioni a Londra e quindi capiva bene la situazione e lui mi aveva detto, guarda, perché non provi a mettere un tacco stasera? O magari la sera, mettiti questo vestito, anche la sera solo per ballare. E lui è stato un po' quello che mi ha dato quella spinta per riuscire a capire. Però ci ha messo molto tempo, perché io, venendo da una famiglia molto cattolica, io soffrivo di questo pregiudizio, perché ovviamente per me la transessuale, che qui in Italia la definiscono col maschile, no? Perché anche in quello c'è il maschilismo, il transessuale, è anche un po' per offendere, perché ovviamente una che ha un seno non vai a dargli gli dai della femminile, del femminile. E dopo tanto l'ho accettato, perché comunque io ho iniziato a... quando l'ho capito, per me la transessuale era una cosa... era segno di discriminazione, di perversione, di comunque prostituzione. Io la vedevo così, io non riuscivo a vedere altre visioni. Ecco, la mamma, no? La prima volta che ti ha vista vestita da donna, come ha reagito? Per la mamma è peggio, secondo me, che per il papà. Cioè, in alcuni aspetti, perché comunque la madre... quella che ti ha creato, no? Quindi a volte pensa, magari ho fatto qualcosa di sbagliato nella gravidanza, piuttosto, capito, magari si fanno tante paranoie le mamme. Se no non sarebbe una mamma. No. Che altre cose ti dice? Ah, nei look, l'altro giorno è venuta perché era iniziata un po' a preoccuparsi, perché all'inizio lei diceva, sai, io farò fatica a vederti come una ragazza, no? Ad accettarti come... quindi dammi tempo, così. Poi è passato un po' di tempo, lei ha visto tutti i giornali, i lavori, queste cose, ha detto, mamma, io purtroppo, però io quando esco, io ormai sono, mi vesto da donna, e lei lo sa che ho il seno, tutte le cose, quindi lei è venuta a Milano e ha detto, no, andiamo a fare shopping, decido io, perché non voglio che ti vesti troppo, e quindi lei è super critica sul look, sei già troppo alta, di giorno non mettere il tacco, e io tipo per me mettere i tacchi, che sono quelle cose normali che le transessuali quando cominciano vogliono sfogare, no? Vogliono far vedere le gambe, il tacco alto, queste cose, e mia mamma invece no, non hai bisogno di tutto ciò, sei già troppo alta, cioè, piuttosto che la mamma. Quando parli del percorso, è un percorso anche medico. È medico, assolutamente. Ed è un percorso legale. Legale, assolutamente. Che tu hai deciso di intraprendere con grande serietà e impegno, immagino fatica. Quali sono i problemi di questo percorso? Le fatiche? Allora, a livello medico è molto serio, secondo me, perché comunque devi fare una terapia ormonale che sai, ti scombussola tutto, cioè nel senso la testa, diventi molto più sensibile, trasforma il tuo carattere. È stranissimo, perché ti ritrovi a piangere senza motivo, cosa che magari non hai mai fatto, ti ritrovi cresce il seno, il sedere ti cresce, cioè sono tutte cose che magari uno dicendo così dice, ah no, ma è quello che vuoi, ma invece non è assolutamente così, perché tu ti svegli al mattino e vedi che il tuo corpo si sta trasformando. E poi c'è tutta l'altra schiera, che oltre a questa medica, che comunque è già tosta, c'è la schiera che devi combattere con il mondo. In Italia c'è un'ottima legge, credo, dall'82, mm-hmm, che permette di fare il percorso che tu hai spesso citato, tu diventerai donna in base a quella legge. C'è quest'ottima legge, però ci hai raccontato che non corrisponde al sentire, o che comunque ci sono molti imbarazzi e aggressività nei confronti dei transessuali. A te cos'è capitato? A me di tutto. Di tutto, ma ce ne ho liste enormi da fare. Faccio un esempio. Allora, in Italia tendono ad essere... ma sono stati aggressivi o volgari? Volgarissimi, aggressivissimi. A me mi è già successo di prendere la metropolitana. Io non prendo la metropolitana, perché mi è successo effettivamente una volta che prendendo una metropolitana un ragazzo
dal niente, io ero seduta, e si è alzato davanti a me e ha iniziato a insultarmi, gridandomi: te viados di merda, tu devi morire, voi tutti voi froci dovete morire, tornatene nel tuo paese, che venite qui solo ad attaccarci malattie, perché siete tutte puttane. Scusami le parole. Vabbè, hai incontrato un matto però. Sì. Però la cosa più incredibile è che ero in metropolitana, erano le 7 di sera, orario di punta, pieno di giovani, non c'è stato un ragazzo o una ragazza che si è avvicinato a me e è venuto da me a dirmi: stai bene, non pensarci, non farci caso, vuoi un bicchiere? Nessuno. Non ho avuto il supporto da nessuno in quel momento. Senti, Lea, tuo padre ha scritto una lettera bellissima. Ieri sono andati, insomma, dei nostri inviati a intervistarlo a Belo Horizonte. Ascolta. Ok. Lei ha parlato con la famiglia, riunito con la famiglia, ha detto: guarda, io sono così, 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 così. Ma il papà mai ha parlato niente. Io per un paio di volte ho provato a fare lei capire che io era una persona aperta, che non aveva problema. Non possiamo essere bons in tutto. E você, Lea T. Cerezo, sabe muito mais que embaixadinhas. Teve coragem e elegância. De tentar quebrar paradigmas e mostrar ao mundo que devemos aceitar. Que devemos aceitar, assim, as diferenças e ser tolerante com a diversidade. Entender? E não julgar aquilo que não conhecemos. Menino ou menina, Leandro ou Leia, não importa mais. Sempre serei seu pai e você, orgulhosamente, um pedaço de mim. Orgogliosamente una parte di me, dice tuo padre. Perché ti viene da piangere, Lea? Immagino che sia perché hai sofferto molto. Sì, no, poi è l'orgoglio che ho di mio padre, di essere... E anche lui di te, mi sembra. Però non sono tutti papà così, quindi mi sento talmente fortunata. Conosco tante che sono per strada per colpa dei genitori che le cacciano via, o cose così, e quindi io sapere che ho un padre, una madre, delle sorelle, una nonna, tutte persone che mi appoggiano, è un orgoglio talmente grande, anche perché questo è un messaggio bellissimo che lui sta facendo agli altri genitori, no? È una cosa bella, cioè, secondo me è un esempio da seguire. Lo pensiamo tutti. Anzi, io direi di chiudere qui e grazie. Grazie mille, grazie per l'opportunità. Grazie. Vi presento le ospiti di questa sera, la scrittrice e giornalista Lidia Ravera, benvenuta anche a Wintana Rezzene, conduttrice del tour estivo di TRL su MTV, collabora con Radio Popolare, e alla sua mamma, la signora Hagberet Weldaye, l'avrò detto malissimo. Buonasera Aurelio Picca, scrittore e poeta in libreria con Se la fortuna è nostra. A grande richiesta torna Alessandra Faiella. Grazie. Pasqualina Sanna con sua madre Maria, bentornate. Grazie. Allora,
i rapporti tra madri e figlie. C'è stato un articolo di Francesco Merlo che ha usato dei toni molto forti, addirittura secondo lui molte mamme italiane si sarebbero trasformate in istigatrici e complici dei sogni delle figlie. Lui naturalmente fa riferimento alle intercettazioni tra madri e figlie, però ecco, anche provando a uscire da Arcore e dintorni e provando invece a parlare di famiglia, ci piaceva anche confrontare l'esperienza di una famiglia non italiana, anche se da quanti anni siete in Italia? Io da quasi 27 anni. Quanti anni? Da 27 anni. Quando tu hai cominciato a lavorare nello spettacolo, tra virgolette, la mamma cosa ha detto? Cosa hai detto, mamma? Era contenta? Non tanto, sì, ero contenta, però non tanto. Adesso che comincia però, insomma, avere una certa esperienza, sì, farsi conoscere, sì, è più tranquilla. Sì, adesso è tranquilla. Cosa diceva la mamma? Di' la verità. No, sicuramente all'inizio aveva abbastanza timore rispetto alla TV e a questa immagine che si ha della TV e come si entra in TV, però spiegatole poi tutto, perché comunque ci si parla in casa, si è molto tranquillizzata. Anche Maria, la mamma di Pasqualina, quando... In realtà tu hai cominciato a 4 anni, a dire, sì, di fare televisione, se sì, non ricordo. Quindi la mamma ormai si era abituata a questa idea, sì, che la figlia voleva fare TV. Però all'inizio anche lei era un po' preoccupata, sì, per questa aspirazione. Sì. Ma è normale, quando la prima volta la figlia se ne va e inizia ad andare fuori, a lavorare nella televisione, comunque si è sempre, anche adesso sono preoccupata, sempre. Cosa dice il papà di questo abbigliamento? Ti segnalo che... È un po' stretto. Sì, è stretto innanzitutto. Daria, che ragazzi, dire, in un mondo fatto soprattutto attualmente di protesi, metterle naturali in vista ogni tanto non guasta, che sono molto rare oggi. Oggi sono molto rare. Naturali. C'era il microfonista che sudava prima, l'ho visto quando le metteva il microfono, era grondava. Che dire, a 20 anni me lo posso permettere, poi compio 40, 50 anni, guarda, è ridicola, allora non si sa mai quando vestirsi così, preferisco farlo oggi. Cosa dice l'idea vera? Beh, il discorso che fa lei è un discorso estetico sul quale io sono assolutamente d'accordo, però non è strettamente necessario neanche mostrare la mercanzia finché una ce l'ha. No. Per cui penso che poi la preoccupazione delle mamme sia poi anche che queste intercettazioni racconteranno qualcosa di reale, no? Allora forse ci sono le mamme, si dividono in due mega categorie. Quelle che si preoccupano perché sono contente che le ragazze facciano carriera nel mondo dello spettacolo, ma non vorrebbero che la facessero, come dire, in posizione orizzontale, certo, no? Bravo. Questo sì. E quelle sono che invece, quelle a cui alludeva Francesco Merlo parlando di mamme e maitresche, invece dicono, anche se la ragazza si lamenta che dice mamma che fatica con sto vecchio, tutta la notte, sto ma a pezzi, le dicono no caso. Ma dai, c'è ma che cos'è, non è niente, quanto t'ha dato, 7.000, 6.000, e beh allora fatica, dai, che ci sono i soldi. No, se io fossi la tua mamma, cosa di cui sarei certamente fiera, mi preoccuperei che tu non finisca erroneamente nel mucchio. Bisogna solo avere gli occhi aperti e l'intelligenza, a non cadere. E anche qualche principio morale. Sicuramente. I principi di quelli ce ne ha stati. Quelli ce ne ha stati. Un parere maschile. Una volta le mamme spingevano le proprie figlie verso gli orchi o i principi, e questo in maniera segreta. Volevano accasarle le figlie. Perché la donna che deve sgravare i figli ha bisogno di un ambiente confortevole, e le mamme pensavano, poi hanno pensato a seconda dei ceti sociali, all'avvocato, al commercialista. Ora che siamo nel villaggio globale c'è il principe dei principi, tutti fanno questo, tutte le mamme vorrebbero accasare meglio, una volta in maniera invisibile, adesso in maniera esibita. Mi sto chiedendo se ci convinciamo che sia così. Perché lo leggiamo o perché lo vediamo anche nelle nostre amicizie, nella nostra... Ma questo... posso dirti degli esempi, cioè che non sia un fenomeno, sono d'accordo con Picca, cioè che non sia un fenomeno nuovo, sono assolutamente d'accordo. Io ho iniziato a fare cabaret e all'inizio si deve andare nei posti più sordidi, andavamo a fare cabaret anche nelle discoteche, e una volta mi è capitato in una discoteca di andare
in un posto dove prima c'era Miss Maglietta Bagnata e poi c'era questa, che era una pornostar sostanzialmente, che si esibiva, arrivava tutta vestita da Marilyn Monroe e poi si spogliava proprio completamente con questi tamarri nel pubblico che erano pericolosi, inquietanti. Così, questa tranquilla, poi c'erano i guardiani che li prendevano, dove vai? E questa alla fine si spogliava completamente, poi è scesa e adesso vado dalla mia manager. Va dalla manager, mamma, allora dunque, com'è andata? La manager era la mamma. Della pornostar? Della pornostar, io con la mascella così, quindi queste madri che sostanzialmente fanno della loro filosofia. Ci sono sempre state. Ci sono sempre state. Non è che ce ne sono di più. No, scandaloso, io volevo dire questo. E tu lo trovi o non lo trovi? Io non lo trovo affatto scandaloso. No, io lo trovo inquietante. Perché? Gli scandali sono altri. Beh, insomma, cioè, gli scandali, sì, è inquietante per la nostra epoca. La nostra epoca è inquietante, questo è il problema, non perché questo accade, è una questione totale che riguarda tante cose, l'inquietudine. Però io non mi scandalizzo se appunto le mamme, gli scandali sono altri, posso non essere del tutto d'accordo, però capisco che sempre è accaduto e accadrà sempre che le mamme vogliono allocare perché la loro figliuola. Ma io non sono così rassegnata e fatalista come Picca, che è sempre accaduto e sempre accadrà. A me quello che mi preoccupa, se devo dire la verità, è l'onnipresenza del danaro. Sembra che il soldo sia l'unica lingua che tutti parlano, la lingua del danaro. Si compra, si vende. Scusatemi, quanto conta? Pasqualina, tu sei una ragazza diretta e sincera, lo dimostri sempre. Conta il denaro in un uomo che tu puoi amare, puoi desiderare? Conta perché il suo denaro quanto conta? Dare sicuramente una può offrire sicuramente una bella vita a me e ai miei figli. Però se io devo sposarmi con un uomo che ha denaro ed è anziano e vecchio, no, io personalmente non lo farei mai. E ti spiego perché. Io, per non gravare sulle spalle dei miei genitori, ho dovuto fare un reality. E ho sperato che dopo mi venissero offerte delle serate. Quindi dopo ho lavorato e ora sto vivendo a Milano e grazie ai miei soldi, quello che io mi sono guadagnata. Nessuno senza mi paga l'affitto, mi paga le bollette, nessuno. Quindi io personalmente non ho bisogno di un uomo per campare. Pasqualina Sanna. Quindi sia altrettanto sincera. Un uomo ricco, il denaro in una relazione conta, ha un peso? Io vivrei molto male il rapportarmi con una persona economicamente molto più adagiata di me, perché mi metterebbe in una situazione sicuramente di inferiorità ad un certo punto della relazione, secondo me. È una cosa che non secondo vero, me... Daria. Non... Chiediamolo non anche alla mamma, Daria, che ha più esperienza. Daria, la mamma cosa vero dice? Il denaro conta in un uomo da sposare, col quale fidanzarsi, col quale avere un... Secondo me denaro non conta. Conta l'amore, educazione, denaro proprio no. Posso dare per provare. Però non denaro rida così, Picca, perché a me insomma... Ma mi sono così simpatica. Mi piace, ma non solo simpatica, ma sono anche saggia, sì, sinceramente. Sì, anche, non simpatica, sì, qualcosa sì, anche sì, perché sì, non sì, è sì, disperata. No, lo dico nell'accezione piena dell'empatia, in questo senso, come lo diceva Amelia Rosselli, simpatica per dire sento l'umanità. Mi sembrano anche piuttosto sagge, contente. Assolutamente, in questo senso. Dico dell'empatia, hai capito? Non perché sono simpatico. Lei dice uno con molti più soldi di me mi metterebbe a disagio, perché sarebbe un rapporto asimmetrico. Io perché ad un certo punto nella relazione, magari all'inizio sarebbe tutto rose e fiori, hai dei comfort, delle comodità. Poi le paghi ad un certo punto, perché tu ti adagi, secondo me, una persona, poi a un certo punto una donna soprattutto comincia ad adagiarsi. E poi arrivi un punto in cui fai i conti con te stessa. Ma guardate, al di là di ogni retorica, perché lo capisco anch'io che rischio Daria, retorica... Ma chiediamo alle mamme italiane, aspetta, se vogliono un poveraccio... No, io invece a questa mamma qua lo chiedo, che insomma splendide. Ci ha raccontato, ha cresciuto queste due figlie da sola, il papà adesso non indaghiamo, però evidentemente non c'è più o non c'è stato. Immagino che avrà anche faticato a crescere due figlie in un paese straniero. Oggi molto serenamente ci dice il denaro non conta. Io sì, non conta. Io mi alzo alle 5, alle 6 per fare 5 o 4 ore, però sono contenta con pochi soldi, sono contenta con i miei figli, non manca niente, bravo, non penso per domani, però vivo tranquilla con i miei figli. Faccio quelle che da pagare, se c'è spesa del gas, luce, tutto. Però sono contenta, non manca mai né scuola né vestiti né cose. Mai chiesto a nessuno, però ho sudato, sono contenta. Una cosa che... Grazie.
cosa che aveva colpito un'autrice dietro le quinte, che chiedeva: mamma, ma lei dopo che si è lasciata con suo marito si è risposata? E mia mamma ha proprio detto: no, no, sono rimasta traumatizzata. È proprio... Cosa c'è da sogghignare, Piccolo? Stavo pensando a questo, scusate. Sono talmente belle come donne di un tempo. Ma difatti ti sembrano così diverse dalle altre donne, da Alessandra Faiella. Ma è sempre il rischio, è sempre della generalizzazione. Anch'io quando ho letto il discorso di Merlo, ho detto: ma sì, queste madri mostri non c'erano state. È vero, queste sono inquietanti, queste sono quelle che dicono alla figlia: tesoro, usa bene la vulva che ci facciamo la Volvo. Per dirla con una battuta. Per dirla in sintesi. Però... mi sono anche chiesta, però in fondo io do ragione a lui. Non sono tutte così. No, esatto, non sono tutte così. E però i casi, cioè il matrimonio, scusami, prima che esistesse il matrimonio d'amore, non venivano vendute queste fanciulle al marito, il matrimonio di convenienza, quello coi soldi? Francesca Verini allora, mi ha sposato Gianciotto, che era uno che era vecchio, brutto, poi ha dovuto tradirlo con Paolo, poi l'ha buscate, però intanto ha fatto un matrimonio. Cioè, questa è un po' mercificazione della donna che viene un po' venduta. Una trentina d'anni fa si è cominciato a dire che forse le donne dovevano essere autonome e indipendenti. Allora, trovare uno che ti dà 7.000 euro semplicemente per metterti le mani al culo perché è vecchio e cadente non vuol dire essere indipendenti. Quei 7.000 euro lì sono 7.000 euro di dipendenza, di vivere la condizione di funzione del desiderio maschile. Che siamo alla fine. La libertà, Daria, questo volevo dire, appunto ha accennato la signora, la libertà non ha prezzo. Sì. La cosa più bella, l'indipendenza, la libertà, come diceva la signora, guadagnarsi i propri soldi onestamente e non aspettare la chiamata di nessuno nel dire vieni che dobbiamo, la cosa più bella. Ma non si possono fare così, cretini. Vabbè, abbiamo perso Radio Picca, ma vi assicuro è un bravissimo romanziere. Grazie. Don Andrea Gallo. Benvenuto. Allora, in libreria con Sono venuto per servire. La prefazione di Loris Mazzetti al suo libro Intervista inizia con questa frase: drogati di merda. Così Don saluta i suoi ragazzi che gestiscono l'osteria Lanterna di Genova. Non è vero. No, come no? È vero, no. Io forse sono uno di quelli che posso permettermi, no, ai drogati che da tanti anni sono schiacciati da questo proibizionismo becero, non so come definirlo, proprio abbiamo lasciato tante vittime per la strada. Allora questo mio modo di parlare quasi dice: ma Don Gallo è uno dei nostri, no? Più o meno drogato. E quindi accettano volentieri, perché stiamo facendo una lotta da tanti anni per una... vera emancipazione, una vera lotta alla droga, allo spaccio, alla mafia, e non la lotta a tanti ragazzi e ragazze che in 40 anni abbiamo distrutto già forse due generazioni. Sa che hanno riproposto il test antidroga per i parlamentari? Forse c'è bisogno, ma io penso che... perché vedi, la droga ti rovina la... Io penso che loro hanno altre droghe, al di là delle sostanze stupefacenti, ormai secondo me è una droga del potere. Hanno veramente una droga dell'individualismo, dell'egoismo, cioè non hanno l'antidoto che è chi siede, ma qualunque cittadino, chi siede in Parlamento, l'obiettivo prioritario deve essere il bene comune. Ecco il libro, il titolo, hai visto... Io ho incontrato Gesù a 20 anni, e come fatti i conti, io a 15 anni, che bello, qui mi sembra di essere a bordo, perché ero marinaio a 15 anni, quindi puoi immaginare in piena guerra, a 16 anni e mezzo partigiano, e poi via 20 anni... Ma quindi è arrivata tardi la vocazione? Certo, perché ho incontrato un salesiano, un figlio di Don Bosco, vedere questo rapporto nuovo di educatore e educando. Perché tu volevi fare il marinaio. Ero al nautico, quindi io stavo per imbarcarmi, e ho incontrato Gesù, mi ha dato il biglietto da visita, sono venuto per servire, qui manca il finale, e non per essere servito. È che a 20 anni... mi sono imbarcato sulla nave di Pietro e non ti dico che mare burrascoso. Sì.
Beh, burrascoso sì, anche perché insomma tu sei un scomodo come prete, sempre insomma nell'introduzione di Mazzetti, che si vede che ha deciso di far capire subito che tipo eri, c'è una specie di test, cioè di domande che ti fa a bruciapelo e tu rispondi. Che se uno non ti conosce si spaventa un po', perché dice allora. Le chiedo di rispondermi velocemente con poche parole. Che cos'è per lei l'omosessualità? È un genere dell'energia umana. È un genere come quello maschile, il tuo femminile, il transessuale. È questa forza di energia umana che ha tutti questi generi. Un dono di Dio, risponde. Un dono di Dio, certo. Parlo ai credenti. Se i credenti fanno riferimento a questa divinità creatrice, creatore, onnipotente, è il piano di Dio. Noi tutti gli esseri umani nascono sessuati, con una differenza di genere. E perché questa omofobia? Perché questa discriminazione? E lo chiedo a lei. E io dico, guardi che il Vangelo Gesù non parla mai dell'omosessualità. Come mai? E allora sono fratelli. Ma lei ne parla di queste cose in Vaticano? E quando mai ci sono entrato io in Vaticano? Ma ne manco nell'anticamera. Col suo vescovo. Pensa che il mio titolo è cappellano feriale e festivo della parrocchia di San Benedetto al Porto, che conta meno del sacrestano. No, perché qua se io continuiamo... Io nella chiesa cattolica, scusami, sono a casa mia, e allora io scheda, il mio è amore. Allora, uso del profilattico è ammesso? E la chiesa è terribile. No, parlo del tuo pensiero. E certo, ci mancherebbe altro. Ti racconto questo, veloce. Con il contratto è già morto quel grande gigante della carità che era padre l'abbé Pierre. Stai sentito, Francesco? Certo. Era sul Trentino, era vecchio, ormai parlo di qua. E dico, padre, mi dica un po', perché qui io vivo in mezzo alla strada, la mia università è la strada. Tutta questa gente e questo contagio, no? Il contagio è una malattia infettiva. L'HIV non c'è manco ancora oggi e il vaccino. Mi dico, ho capito, poi il preservativo, parlava in francese, allora poi c'era uno, spiega. Allora dice, se vengono da me due giovani cattolici miei e mi dicono, infatti l'ho detto una volta in trasmissione al Cardinal Tonini, guarda che me l'ha detto l'abbé Pierre, stia a sentire. Allora, e dice, vengono da me e mi dicono, abbiamo avuto un rapporto sessuale prematrimoniale. Dirò loro che per la nostra morale cattolica è un peccato la preparazione al matrimonio. Ma se alla mia domanda, se hanno usato il preservativo, la risposta è negativa, dirò loro che non solo hanno fatto peccato, ma sono criminali, perché avrebbero potuto contagiarsi e via via contagiare anche altri. E ho avuto anche qualcosa con qualche cardinale, quindi il preservativo. Poi ho detto, eminenza, guardi che noi abbiamo l'unità di strada, ma guardi questi no, tu devi andare dai giovani coi principi, tu devi andare qui e là, ma dico eminente, anch'io propongo la morale cattolica, ma si rende conto, dico, i rapporti sessuali sono diffusi, gli ho detto, eminenza, lei se non sta attento è eretico, cosa c'è? Io cerco di sdrammatizzare, e sì, perché ormai col Concilio Vaticano ormai è confermato che c'è il primato della coscienza personale. Io so che a volte lancio dei messaggi, sono come pietre che bruciano la mia mano. E io le lancio. Io sì, non ma qua qualcuno è venuto merito, a dire qualche collega. Nessun merito, però se il messaggio è valido. Qualche collega prete che viene e dice, Don Gallo, hai ragione, lo penso anch'io. Dovrei dire che nel segreto, come dire, nel nascondimento, nel silenzio, si rendono conto che bisogna essere a servizio. Anche lì mi sa che Gesù di anticoncezionale non ne parla. Bisogna lasciare questa libertà dei figli di Dio, questa scelta, questa possibilità. Ed ecco, naturalmente, io da quanti anni che dico che bisogna... Me l'ha detto Augias. Dice, guardi che il Papa l'altro giorno, più di un mese fa, si è lamentato che sta nascendo in Italia le scuole in Europa di educazione sessuale. È molto preoccupato. Gli ho detto, Augia, mettimi in contatto col Papa, Santo Padre. Dovresti essere contento. Siamo consapevoli. Non è mai andato a trovarlo, Papa Ratzinger? È
mi dice una cosa che c'è Andrea, chissà che ci senta stasera. Magari. Quindi a parte gli scherzi, perché la non va a trovare tutti i cappellani vanno a trovare. E io lo chiedo adesso, Santo Padre, voglio un'udienza, vediamo quando arriva, vedrai che lo sentono. Il primato della coscienza cosa personale. Cosa gli direbbe se andasse dal Papa? Un Concilio Vaticano III subito. Per fare cosa? Come Papa Giovanni, dai venite, i temi centrali, prima la sessualità, che roviniamo un mucchio di gente con le nostre crociate, la bioetica e l'aborto e la coppia di fatto, coppia non di fatto, questo. Ma cosa siamo qua? Santo Padre, io non sono niente, troviamoci, vengono tutti i teologi. E poi basta di dire, insegniamo a questa gente che Dio è padre e madre. Cioè la completa paternità, la completa maternità per emergere. Vi rendete conto voi donne? Immagino una lesbica, ma anche una donna. Se continua a essere in uno stato di inferiorità. Solo del 68 cominciava a dire la donna. Ma noi, cioè nasceva il femminile, ancora, proprio subordine. Cosa ne pensa del sacerdozio femminile? Anche, perché io non mi sembra che Gesù è venuto, pensa io amo tutti i miei fratelli e mie sorelle, tutte. Poi si ferma e si fa, le donne un po' meno. Non l'ha fatto, non ci risulta. C'è un errore grave, dottrinale. Nella dottrina della Chiesa, l'unico sacerdote è Gesù, il ponte tra Dio e gli uomini. Tutti i battezzati partecipano di questa dignità sacerdotale e le donne no. Il concilio adesso, sì è vero, c'è il sacerdozio universale, però essenzialmente si distingue, come essenzialmente? Se è unico, è l'unico sacerdote, è l'unico che si dona, quindi l'unica vittima, l'unico offerente che vuol partecipare di questa rigenerazione del mondo intero, della salvezza, e allora di un mondo nuovo possibile. Lui annuncia il regno. Quindi l'ha annunciato, quindi è già, e noi c'è un altro libro, come in cielo, io quando dico il Padre Nostro lo dico così in cielo, come no, come in cielo, cominciamo qui a volersi bene, cominciamo qui i rapporti umani, cominciamo qui a fare la pace, va bene, totale, cominciamo qui alla giustizia, cominciamo qui ad accogliere i migranti e non sbatterli, distingue, eccetera, sono fratelli, sono sorelle, ecco direi, guardi Santo Padre che temi. La c'è sessualità è il primo, sarebbe veramente... Perché io una volta l'ho detto a un vescovo, ma dica un po', avevo confidenza, non un cardinale. Secondo lei la sessualità è un dono di Dio? Sto piano. O un castigo del demonio? Sai, il demonio l'ha buttato. È un dono di Dio, è chiaro. Ha detto il cardinale. Questo vescovo. E allora cos'è? Cresciamo, sappiamo che siamo fragili, vogliamo maturare. Accettare quello che è... l'affettività, la sessualità, il piacere, per arrivare anche alla paternità e maternità responsabile, però nel rispetto di qualunque affettività. Le posso chiedere se è mai stato fidanzato, lei, come? Don Gallo? Lei è mai stato fidanzato? Diamine, oh, prima di andare a... ci mancherebbe... Quindi sa di cosa parla. Certo! E poi l'amore che quando c'è violenza... È un grande sacrificio la castità? Ma non è sacrificio, cosa vuoi dire? Magari è sacrificio che magari finisci nella pedofilia e quindi guarda quindi che è sacrificio. Un sacrificio. È un tormento. Hai capito? Lei, tu, che vivi con... Dammi del tu, perché io sono un bambino. Tu che vivi con gli ultimi, dici... Nel libro, tra l'altro, è anche molto divertente. C'è una scenetta dove aiuti della gente a scaricare delle casse di notte e poi si scopre... Perché non arriva una pattuglia di polizia e il commissario scende. Ma cosa fai, Gallo? E do una mano per caricare questi ragazzi. Ero passato, oh, ciao, sai, le 3 di notte. E scherzando, sai, i preti non lavorano mai. Sai, ma parlo di anni fa. Come non lavorano? Io arrivo, boom. Ma guarda che abbiamo ricevuto un'informazione, questa qui è un furto. Allora chiamano, ragazzi tutti fermi, abbiamo sbagliato, dovevamo scaricare al 125, siamo qui al 140, abbiamo sbagliato, dai, vediamo, raccogliamo tutto, mettiamo tutto a posto, commissario, e il commissario se n'è andato, abbiamo messo a posto tutto. Ma perché non vai mai a dormire la notte? Mi si aprono gli occhi. Perché io ho visto nascere la democrazia. Avevo 17 anni e mezzo, quando Genova era liberata. Voglio rivedere nascere la democrazia, che Dio mi spieghi. Grazie.
that I would always be strong. Signore e signori, Elisa! Capito, sai che io me li sono tolti, cioè erano 15 anni che portavo i tagli. No, no, li ho portati per 15 anni, ecco. Un incubo. Poi ho deciso, basta. Saggia decisione. Elisa! Oddio! Come Mina e Madonna, basta il nome. No, vabbè. Addirittura. Non sono molte. No, no. Allora, il 30 novembre è uscito il tuo ultimo disco, Ivy, 17 canzoni, di cui 3 inediti, c'è anche un DVD in cui racconti la nascita del disco. Inizi dicendo, ci sono cose a cui appartieni. E io mi sono detta, Elisa, a cosa apparterrà? Oddio, queste sono... Domandona? Un po' sì. Un aiuto da casa e ti telefono. No, tua figlia? Vabbè, No, io... troppo banale, tu sei così... No? Magica? Appunto. Come sei, Elisa? No, in realtà io penso di essere una super fan di tutte le cose magiche, però anche in realtà molto concreta. Che è strano, però penso che sia così. No, no, non è strano, invece okay. mi torna. Va questo, bene, la risposta va sicura. Bene. Andiamo su cose più concrete. Allora, abbiamo intervistato una persona che credo sia stata molto importante per te e ci ha detto delle cose di te e vabbè, dai, te lo faccio sentire. Aiuto. Credo fosse il 95. Io lavoravo alla Sugar ed eravamo sempre alla ricerca di talenti, di mostri. Nel senso latino di monstrum, cioè di artisti che provocavano nell'ascoltatore un senso di meraviglia. E ho selezionato un VHS che c'era arrivato. Una volta che ho messo sul VHS mi sono trovato di fronte ad una signorina molto giovane, più o meno 16 anni o 17, che su una spiaggia caraibica, con un costumino quasi brasiliano e dei dreadlocks, si rotolava sul bagnasciuga. E ho pensato immediatamente che si trattava della solita zozzona che voleva fare una scorciatoia, no? Però a un certo punto calava una versione acustica di Imagine. Allora io tra me e me ho detto vabbè. E invece la versione era molto buona. Allora l'ho chiamata e l'ho convocata a Milano. Ci aspettavamo sta Valchiria, invece poi è arrivato un tomboletto. L'abbiamo sottoposta ad un trattamento di shock e da lì è partita. E alla fine, ovviamente, come giusto in questi casi, ci siamo portati a casa la vittoria del festival nella maniera migliore, nella maniera più felice, nella maniera più rilassata. Emozionata? Sì. Devi dire grazie a qualcuno? Alla vita, a tutti, alla vita. Ci siamo ritrovati con un artista che aveva il gusto della sfida. L'augurio ad Elisa è quella di ritornare in maniera ancora più clamorosa ad essere un mostro. Un mostro! Un mostro! Un mostro! No, intanto parliamo un po' di questo costumino brasiliano, perché oddio, io tutto mi sarei aspettata che non... Elisa col costumino brasiliano e i dreadlock. Ma non sì, ti ci vedo però, Elisa. Guarda, tu... Tu devi essere un po' una matta, eh? Beh, sicuramente ci sono aspetti curiosi, insomma. No, ma io faccio un sacco di cose, cioè sono tante cose diverse, non mi pongo troppi limiti effettivamente, per fortuna, perché quando ero così giovane avevo molta molta paura, però non sapevo neanche bene di cosa, cioè non andavo a fare un... non riuscivo ad analizzare cosa si potevano aspettare, ero troppo impegnata a buttarmi in quella cosa e ci mettevo veramente tutto. E senti, quel Sanremo del 2001, vabbè, eri commossa lì, sì, no? Sì. E quindi non sei riuscita a dire niente perché ti no, veniva da piangere? Un po',
Ma e tu hai detto grazie alla vita. Ma io penso che era quello che pensavo sinceramente. Se avessi pensato in qualche maniera a dove ero realmente, non l'avrei mai detto. Ma si sente che è una cosa molto vera. Sì, sì. Ma tu fai un po' sempre così, mi sa. O adesso sì. Ti stai proteggendo, hai imparato. Ma no. Tu sei forte o sei fragile? A me piace cercare di essere forte, però non sedata. Cioè, non so come dire. Cerco di rimanere reattiva. E a volte è anche un po' un problema. Hai cominciato a scrivere a 12 anni? 10. 10? Sì. Perché ti è venuto spontaneo? Era la cosa che ti veniva da fare? Sì, perché comunque non ero, appunto, cioè io ero molto fisica, nel senso magari ballavo, facevo, anche ero estroversa, se magari con gli amici, così. Però ero sempre timida, cioè fondamentalmente, anche molto proprio, estremamente anche. E la scrittura invece era il mio mondo, cioè era il mio modo per provare la libertà. E forse piano piano ho iniziato a parlare perché devo. Dici che bisogna? Sì. È diverso adesso che parli? Totalmente. È più facile? Sì. E non è che ti manca qualcosa, sei sì. Sempre. Cosa ti manca? Lo spazio, il tempo che si crea nel silenzio. È che il silenzio dicono che sia poco televisivo, ad esempio, però uno può anche dire, vabbè, no, non vado in televisione, non parlo. Infatti sono scelte. Però. Forse Carlo ha detto una verità, cioè, sulla sfida, che per me è importante cercare di rimanere me stessa indipendentemente da dove vado e cosa faccio. E se questo mondo che mi circonda richiede più parole, proverò a tirarle fuori. Ci riesci bene, dai. Ecco l'impressione che dai di pensare a quello che dici. Beh, è dovrebbe così? Essere normale. Guarda che non lo è per niente. Ok, però io è strano. No, io un sacco di volte dico le cose senza pensare, sai? Sono più pigra. No, vabbè. Sei forse meno preoccupata. Hai portato la chitarra? Sì. Dai, non te ne vai di qua senza suonare. Grazie. Non sei timida a suonare? No. Vediamo, adesso magari mi dimentico tutto. Aiuto. Tutto così. Montagne russe. You see, I'm lost and scared to live this life. And I thought that I would always be strong. But this rage, this dark side eye. Don't want to see it lays there, oh it lays there, oh it lays there, there on the bottom inside, looking lost just like a child, but I know that you are mine and we only need forgiveness. Our key to this world is forgiveness that I'm frightened to deserve. It's forgiveness for all the love, for the love I'm taught. It's forgiveness that I am not sure. Waiting for
I'll be waiting. Grazie. Bentornate alle invasioni barbariche. Il consumo di farmaci antiimpotenza sarebbe in aumento, anche nei ragazzi con meno di 20 anni. Ne parliamo col dottor Paolo Graziotti, che è responsabile dell'unità operativa di urologia di Humanitas. Benvenuto, benvenuta a Edgarda Ferri, scrittrice attualmente in libreria col saggio storico Imperatrix, Elena Costantino e La Croce. Benvenuto a Gue Pequeño dei Club Dogo, gruppo amatissimo dai giovani. Bentornato dottor Filippo Ongaro, direttore sanitario dell'Istituto di Medicina Rigenerativa e Anti-Aging di Treviso. La grande richiesta, Alessandra Faiella. È vero. Di chi non si sa. È vero, no, noi tutte le settimane diciamo, no, basta la Faiella, poi ci scrivono, ah, ma c'è la Faiella, vabbè. Se no non guardo il programma. Chiamiamo la Faiella. Benvenuta Francesca Lancini, ex modella, autrice di Senza Tacchi, un libro di Bompiani. Dottor Graziotti, e lei come si pone rispetto alla richiesta, se c'è, quando c'è, e non solo di persone che hanno degli effettivi disturbi di impotenza? Un conto è parlare di adulti che hanno delle richieste che non sono legate ad una situazione, diciamo, di deficit erettile dovuto, che so io, al diabete o altre forme morbose. E un altro conto, che è completamente diverso, è quello di prescriverlo a dei giovani che nella stragrande maggioranza dei casi lo fanno per colmare dei deficit che arrivano dall'assunzione di sostanze stupefacenti. Posso chiederle se anche lei fa uso di questi farmaci? Mi scusi? Anche lei fa uso di questi farmaci? Li ho provati tutti. Assolutamente. E si è trovato bene? Beh, devo dire che c'è una significativa differenza. Speriamo che non pensino che stiamo facendo pubblicità, non è questa la nostra, vogliamo parlare liberamente di fare pubblicità, ma dico sempre, state attenti ragazzi, perché avvisato per tempo e farmacologicamente assistito sono uno spettacolo della natura. Gue Pequeño tra i giovani ci vive. È vero che c'è questa moda di assumere questi farmaci come se fossero stupefacenti, come se fosse così? Sì, io premetto che la mia esperienza comunque si basa su, diciamo, un campionario umano di gente che è abbastanza entusiasta nel prendere sostanze, quindi sicuramente... In genere sono ben disposti. No, vorrei premettere prima che di solito... quindi la mia... nel senso, io quando penso a questi farmaci non ci penso mai dal punto di vista medico, ma per me è una sostanza appunto stupefacente. Ad esempio, uno ha fatto la serata in discoteca, si è fatto come se si è strafatto, vuole avere una performance che non è in grado di avere perché appunto ha assunto determinate sostanze, allora fa la combo, la combinazione, prende quest'altra pastiglia e riesce ad avere una performance che altrimenti non avrebbe. Cioè, senza avere problemi di altro genere. Senza avere problemi, credo, per impressionare una ragazza, non lo so, per avere una... Cioè, in quel caso lì è un po' come prendere gli steroidi, penso. Ma ti impressiona veramente, secondo me. Cioè... sì, è dura. ma ci credo. Però... per anni abbiamo detto che per le donne sono importanti i preliminari e questi hanno ancora capito che sono quelli della Champions League i preliminari, cioè non hanno ancora capito cosa sono. E invece, è un'annosa questione, insomma, è dagli anni, fanno, è dal 68 che si parla 68. Di questi preliminari. E invece loro niente, loro combo, e vanno giù. E fa per avere le performance che durano un'ora e mezza, due ore. Ma sono un incubo, cioè una cosa che dura due ore. Ma t'ammazza! Cioè, ma sfatiamo questa cosa. Diciamolo, perché dopo dici, ecco perché la chiamano posizione del missionario, perché è meglio andare in Africa a prendere la malaria che trombare tre ore, cioè da suicidio. Però io quindi non lo prescriverei. Francesca, cosa ne pensi?
che sono d'accordo un po' con Alessandro, perché è un tormento, non è un tormento sì, è diventa una cosa tormentata, non più piacevole, però io ne faccio più un discorso di potere, secondo me, nel senso che potere è ego riferimento, cioè non tanto lo prendo perché soddisfo la mia donna, quanto soddisfo me stesso nel sentirmi potente e duro 24 ore da solo, però perché io tu perché lei si è già addormentata, vabbè, dura quanto ti pare. Sì, ma lui si mette lì e dice regge due accappatoi bagnati, lo dico, regge l'asciugamano bagnato e l'accappatoio, no, attacca panni, vabbè. Edgarda Ferri, cosa ne pensa? Ai tempi di Elena? Ma io devo tornare indietro, torniamo al tempo dell'impero che riguarda tutti noi. Quando si parla di impero romano si pensa a Roma e invece siamo anche noi l'impero romano, anche gli inglesi, anche i magrebini, l'impero era vastissimo. A quei tempi, ma anche prima, c'era un mito veramente enorme che era quello del pene eretto. Il pene eretto, che è più o meno la stessa cosa, il preludio, è uno dei più antichi graffiti che si trovano in giro per il mondo. Ed era la veramente do la vita, cioè il pene eretto era considerato come il datore di vita. Quindi era guardato con grande festosità. Allora i sentimenti erano completamente separati dal sesso, però il sesso era considerato una, c'erano delle scritte in latino, hic est felicitas, qui c'è la felicità, quindi era considerato una grande gioia. Vuoi sapere come lo ottenevano? No, sai cosa volevo? Un parere di Gue Pequeño, perché mi è venuto in mente il vostro libro, La legge del cane, si intitola? Yes. Dove voi descrivete un ambiente femminile molto disinvolto, insomma, di ragazze con grande, un po' come lì nell'antica Roma, c'era una separazione tra sentimento e sesso totale. Noi parlavamo sicuramente di quel tipo di ragazze magari che vanno con un uomo di potere, un po' anche quel tipo di donna che è apparso alla cronaca in questi giorni, insomma. Diciamo di escort, si dice escort per non dire l'altra parola, no? Ma non è possibile che, anche se una non fa la escort, non operi, come dice Edgarda Ferri, questa separazione un po' maschile tradizionalmente tra sentimenti e sesso, e... no? E questo dovrebbe dirlo una donna, ti chiedo delle donne che hai conosciuto tu. Ma credo di sì, ci sono delle donne che si comportano come degli uomini. Dottor Ongaro, anche lei... fa uso di queste sostanze. Sì. Giorno e notte. Perché no? Allora, quanti anni ha? Posso chiedere, dottore? Lei... 60. 60, lei un po' meno. 40. Non ne ha ancora bisogno. Un ragazzino. Non usa io non uso questi farmaci, però credo che il tema qui sia l'uso lecito e ovvio in chi ha una disfunzione, in chi ha raggiunto un'età in cui questo comporta un miglioramento della qualità della vita, niente da discutere. E credo che questo sia un uso in espansione anche per il fatto che si vive più a lungo ed è giusto che le persone che vivono più a lungo vivano anche meglio. Altro discorso. Era questo il tema che volevo affrontare perché lei è specialista di anti-age, quindi se uno vive fino a 120 anni. Col coso duro è meglio. Beh, insomma, ma piuttosto che flosso, sì. Fino a 100 anni. Paralitico, però. No, poi bisognerebbe, secondo me, ecco, chiedere poi appunto ai partner questa cosa, perché mi sa che ci sia anche molta mitologia dietro all'assunzione di queste sostanze. Però sapete che anche qui mi sembra che immediatamente si ponga il problema di essere o non essere moralisti rispetto a qualcosa. Non so, mi sbaglio? Mi sembra che ultimamente tutto giri attorno a questo. Francesca, ti senti tirata in ballo? No, in quanto bacchettona conclamata. Certo, ma no, ma non è una questione di bacchettonese. È una questione di buon senso, esatto. Secondo me. Un uomo è libero di fare quello che vuole, lo sappiamo tutti. Se ha delle patologie, io sono più d'accordo sull'assunzione del farmaco, tutto qui. Se i ragazzini di 18 anni si prendono questo farmaco hanno performance di 24 ore, io non condivido. Perché... Se posso intervenire, però, senza arrivare agli estremi dell'attaccapanni, vorrei dire che la stragrande maggioranza della popolazione non è quella dei teenager che usa questi farmaci. Io sto parlando dell'enorme popolazione di pazienti dove effettivamente il discriminante tra patologia e
deficit è estremamente labile. Però lei non pensa che magari a volte certi problemi, se magari sono interni a una coppia, perché qualche volta si è anche detto giustamente il problema di disfunzione erettile eccetera non è un problema solo maschile, è un problema della coppia, che vadano risolti anche in altro modo. C'è una paura adesso anche di un certo femminile, no? Perché per assolutamente. Esempio, ho sentito che hanno anche la paura della vagina dentata. Mi manca. Sì, 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 c'è. Quindi sicuramente c'è quest'idea anche di un femminile un po' inquietante, però forse si potrebbe risolvere in modo magari anche diverso. Beh, così come in tante sfere della medicina il farmaco è un po' un tappabuchi finale, invece bisognerebbe la andare un po' la trovo estremamente più conciliante stasera. Cordiale e conciliante. Siamo e anche d'accordo. Quasi contro la medicina, come mai? No, 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 però è quello che state dicendo è vero, cioè si tenta in medicina spesso di correggere l'ultimo anello di una catena, esatto, mancante. Che minaccia ci vedi dietro questa pillola? Ma intanto usata dai giovani in questo modo qui, secondo me anche non discuto per neanche questo. Su questo mi sembra che siano tutti d'accordo, no, anche Gue mi sembra. No, d'accordo. No, se parliamo degli anziani, di queste cose. No, ma no, sugli anziani queste cose non ho assolutamente niente. È questa ansia performativa che mi sembra ancora un retaggio, come dicevo, un po' arcaico, ma di arcaico nel senso negativo, cioè patriarcaico, per cui questa idea che se c'hai sto coso in mezzo, che poi l'avevano sbaglio, è nato per l'angina pectoris. Assolutamente, come è come tutti, poi era fallito per l'angina pectoris. Tantissime altre scoperte della penicillina l'hanno, d'altro. L'hanno preso per l'angina pectoris, si sono trovati delle colonne di Traiano e si sono esaltati. Ecco, c'è questa esaltazione di questi tipi. Vi ringrazio moltissimo, vi devo salutare, a tra poco. Signore e signori, Benedetta Parodi e Fabio Caressa. Buonasera. 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 Caspita, finalmente dei tramezzini veri. Io però non li so prego, guarda, dai. Tu sai fare tutto. Buonasera. Tutto bene? Daria Vignaldi. Ho provato a farvi il lancio lì dell'entrata come avrebbe fatto lui, ma non mi è venuto. Come? Ah, Fabio Benedetta che dai, poi come la salutavano quando ci siamo conosciuti la prima volta, così la salutavano gli amici. Mi sfottevano perché io non seguivo il calcio, conoscevo lui ma non seguivo il calcio, no? Allora andavo al bar perché già miei... faceva così. Sì, andavo al bar con i miei amici ad Alessandria, entravano e dicevano Benedetta Parodi, dicevo cosa? Non capiva. Ma come? Ma Fabio, tu giallo? Ma non siete sposati da 20 anni voi? A 99 siamo sposati. 11 luglio 99, però ci conosciamo dal 97. Dal 97, perché io ero questa giovane stegista che è andata a fare il suo primo lavoro in TV a Telepiù. All'epoca si cominciava bene, vabbè. E niente, lui mi ha puntato subito. Ma non è vero. Sì. Raccontaci, questa è la sua, Fabio. Questa è la sua versione. La realtà ti farebbe è che onore, lei mi... peraltro. Insomma. L'avevano puntata in parecchi. Lei mi faceva fare i doppiaggi degli attori, perché lei faceva i servizi di cinema. Io doppiavo le interviste degli attori. Non so perché mi faceva... Va benissimo, però mi faceva fare solo le interviste degli attori gay. Per dimostrare, invece, che lui ci ha invitato al cinema. Ecco, invitato al cinema. E cosa avete visto? Un film con un attore gay? No. Romeo e Giulietta, quello con DiCaprio. Cosa che oggi non mi porterebbe mai più a vedere, perché è film sdolcinato, amoroso. All'epoca, pur di uscire con me, si era sottoposto a questa tortura. Ero ubriaco, in maniera molesta. Ma quindi tu sei sempre, cioè non fai finta di essere così, sei proprio così. Io sono come così? È un po' sbracato. Sbracato, molto sbracato, Caressa, sì. Un po' ingrassato. No, sono un po' ingrassato. Ma questo, dove? Sì, sì. Io no, te lo dice solo perché pensi che io cucini tu. No, tu non cucini. No, però lui è molto. Io non mangio quello che cucina. Disdegna quello che io cucino. E cosa mangi? Ti fai un panino? Riso in bianco, queste cose. È frustrante. Io li provo. Quindi lui dice questo sì, questo no? Spietatamente. Cioè tu tutte le fortune hai, la moglie che fa tutto, che cucina. Cioè no, in casa lui fa... No, lui niente. È... Come niente? Niente. Cercavo di difenderti. No, io proprio niente faccio. Perché?
perché lo difendi così, Benedetta? Perché lo amo. Senza bisogno certo. di essere difesa. No, noi ci ma sosteniamo. Ma lo meriti di essere amato così, da una donna così, bravissima, che fa tutto. Ma lei se lo adesso merita. È pure ricca. Ma lei si meriterà di essere amata da un uomo come me? È vero. So, dai, cioè, dici quali sono le qualità di Fabio. Beh, Fabio è... Quelle che si possono dire. Sì, certo. Alcune le sottintendiamo, va bene. Fabio è un uomo... A parte quelle. Esatto, a parte che quelle, che già ovvie. Contano comunque. Ecco. È un uomo molto... forte, molto, che mi dà grande forza anche a me, grande sostegno, e c'è un grande feeling, un equilibrio totale, per cui io e lui, secondo me, nel momento in cui ci siamo incontrati, ci siamo messi in equilibrio nella nostra vita, prima eravamo un po', e da lì è andato tutto bene, cioè siamo necessari l'un l'altro. Guardate i miei occhi sgranati, perché no, non è che se ne vedono molte di cose, no, litighiamo, mica poco, oggi sì, gli ho cancellato sei ore di gioco alla PlayStation perché mi ha fatto arrabbiare. Come sei ore di gioco? Giochi pure alla PlayStation, oltretutto. Certo. Litighiamo. Io gioco, io nella mia vita gioco. Calcio, adesso Buongiorno Afghanistan non era tanto un gioco, ci sono anche cose serie, però calcio, poker, PlayStation. Ma non ti incavoli con lui che gioca mentre tu lavori? Sì, certo, mi incavolo tantissimo. Gioco, in genere quando gioco abbiamo tutti e due più o meno tempo libero. E quindi voi fate questa vita da pazzi e tu sei contenta e... Tu prendi degli psicofarmaci, secondo no, me. Tante birrette. No, lo dice ridendo, ubriaca. Sì, no, adesso guarda, in vostro onore, io non bevo più la birretta, perché sai che bisogna cambiare, ma in vostro onore, se mi va, la rispolvererei. Sì, no, perché noi siamo dei che bevete. Cioè, tu sei la classica casalinga che beve in cucina. Che brutto. C'è la bottiglia dell'amaro sotto. Esatto, la mano giù. No, quando arrivo, quando mi metto a cucinare, soprattutto dalle 6 in avanti, non certo alle 3 del pomeriggio, però la mia birrettina me la bevo. Tra l'altro si fa volete. Che non si beveva una birretta. Grazie, che bello. Io sono anni che ti guardo e dico come vorrei bere una birretta. Guarda, con l'avevamo abolita. Grazie molto. Andrea, che ti freschi questa sera. No, ma non importa che fai questo giro proprio come i camerieri professionisti, però grazie, molto gentile. Evviva! Beati voi! No, aspetta, andiamo con ordine. Vedi che noi beviamo e te no. Non ci sto capendo niente. Sta parlando. Parliamo delle cose fondamentali. La proposta di matrimonio. Mm-hmm. Con che voce l'hai fatta? Non se la ricordo. Non te la ricordi? Io sì. Io mi ricordo che, dunque, mi hai regalato l'anello a Natale. Sì, e poi... E lì abbiamo deciso... E poi si è scatenata con la mamma per gestire tutto il matrimonio. Ma vi hanno proposto di fare una pubblicità? Perché Ilari e Francesco, e a voi vi fanno un bacio. Siamo giornalisti, non possiamo. Ah, non potete. Beh, ma radiatevi, che ve ne ma frega. Sì, dai, sì. Guarda, no? Questa è un'idea. Vero? Facciamo allora un appello, se siete pronti. Ma secondo me è un attimo. Birretta. Un telefono. No, ma la birretta secondo me non si guadagna. No, bisogna che facciate telefoni. Eh sì, qui ormai si va sui telefoni, sì, sì. È vero, hai ragione. Siete un po' l'alternativa nord. Benché tu sia romano, Fabio. Però lei ti ha milanesizzato. Più, sono piemontizzato. Lo so, però adesso siete proprio sì. metropolitani, no? Sì. Sì, cioè noi siamo abbastanza metropolitani. Anche per le vostre abitudini, parliamo di questo successo. Allora, sabato scorso Tutto Libri della Stampa titolava Benedetto il Papa e Benedetta. Tu ho e, riso cioè molto. Tu e il Papa. Sì, ecco. Ho riso meno molto. Male che ho sposato te. E tra l'altro, caro Fabio, 2006 mondiali, tu ti sei un po' montato la testa. No. Diciamolo, carezza. Grazie a lei, guarda. Forse no. Cioè, lei siamo sicuri? Sì, sì, sì. Perché lì sicuri. È stato il momento in cui la tua popolarità, ma non solo popolarità, questo tipo di giudizi, cioè Caressa ha rivoluzionato il commento nel mondo del calcio. Tu sei tornato, immagino, e tu l'hai visto tornare un po' pieno di sé. Lei ha fatto un po' di sì, diciamo che ci ha sgonfiato un po'. Noi ci sgonfiamo. No, io trovo soltanto che quello che... tu avevi voglia di rivivere un'emozione grande come quella della vittoria. No, di quello stiamo parlando, il Mondiale 2006. Quando sei tornato? Ho capito! Guarda che sei proprio... Perché io cioè, non capisco mai niente. Così. Insomma, tu di solito ho ragione. Ci ho messo un quarto d'ora a capire dove dovevo sedermi. Capisco. No, secondo me tu avevi voglia di rivivere qualcosa di così intenso. Sì. Questo sicuramente è vero. Cioè, quando tu inizi a fare mestiere ti dicono quale potrebbe essere il tuo punto d'arrivo? Fare la telecronaca dell'Italia che vince i mondiali.
A 39 anni l'ho fatto. Poi cosa fai? A 39 anni l'ho fatto, poi direvi un po' vai di vostro in Afghanistan, sto disgraziato. È vero che digiuni 7 ore prima di una telecronaca? Sì. Letteralmente? Mm-hmm. Cioè, bevo del tè zuccherato. Cioè, sei un po' come un tenore, tu, uno che deve avere... Un po' sì. Infatti... Senti quando fa l'om, c'ha una voce. Mm. Fabio, fai l'om. Ha una voce... Fa dormire Diego lui con l'om. No, io lo faccio ogni tanto. Diego il piccolo. Sì. Immagino che non sia un caso se si chiama Diego. Non è un caso. No, calcia già di destra e di sinistra. No, io lo dico così se può interessare. Cioè tu hai giocato a calcio mai? Io sono una schiappa nera proprio a calcio. Però la tua è una passione vera. La mia è una passione totale proprio. Il pallone per me è stato moltissimo. Ma anche nel rapporto con mio papà, per esempio, perché papà lavorava fuori Roma e poi tornava e allora magari andavamo allo stadio a vedere le partite insieme. Quindi quello è stato uno dei motivi per cui il calcio poi è diventato molto importante. E questo modo di fare le telecronache te lo sei inventato? Come è nato? Sì. Io l'ho anche un po' studiato, devo dire la verità. Perché poi va bene l'istinto, va bene un po' di talento che hai, però lo devi coltivare. Quindi io pensavo fossi tu la secchiona della famiglia, no, invece Fabio, è lui. No, Fabio, cioè, 110 lode, 60, traduceva dal greco al latino. Non sei lui, Fabio, ma scherzi, mi traducevi dal greco al latino. Sì, lui sì. Bravissimo. Io quando ero al liceo nei primi anni davo ripetizione a quelli degli anni superiori. E quindi hai studiato e hai deciso di lavorare in questo modo. Sì. E poi non è solo... l'impostazione musicale, ma anche la scelta del linguaggio. La prima scelta è stata la più rischiosa, cioè quella, per esempio, io i gol dico il nome e il cognome. Ma fai le prove per vedere la musicalità del nome? E come no? Perché sì, come fai? No, si fanno prove. Per esempio, Daria Bignardi non viene, come fai? Sì, prova. Si può fare in due modi, si può fare o allungando molto la iniziale, puoi fare Daria Bignardi, oppure Daria Bignardi! Bello questo! Funziona! Però vedi, dopo me lo scarico sul telefonino. No, ho letto questa cosa incredibile dei 5 milioni di persone che hanno scaricato sul cellulare i tuoi commenti o i mondiali. Ma tu ce l'hai sul telefonino? Io ho nell'iPod la canzone che unisce insieme tutti i gol più importanti. Ma sai che mi metto... Adesso, mi commuove, cioè mi vengono gli occhi lucidi. Ma che tatoni che siete, guarda, facciamo sempre dai, vediamo un po' un attimo, ma che te sei messa? Ho sempre queste cosce da fuori, basta. Questi tacchi, non so se avete notato. Lo so, però poi in effetti Benedetta sei sempre un po' sul sexy. Ma lui no? Che me lo dice? Ah sì? Cioè, tu io lo farei metti stesso, di latex, cioè, io non vorrei commentare la biancheria intima, non voglio neanche saperlo. Però come pensi, pensi bene. Ma smetti! Ma mi è chiaro, guarda, mi è chiaro. No, io trovo non che siamo... Io non sono una persona gelosa. No. E trovo che sia molto bello che lei, insomma, dimostri anche... La sua bellezza oltre alla sua preparazione. Ma senti, già sto in cucina tutto il giorno, no? Ancora mica mi devo mettere almeno pure il metto grembiule. Due dai. Qualche domanda veloce. Vai. Per conoscervi meglio. Per i figli, scuole pubbliche o private? Pubbliche. Il peggior difetto di Fabio? Disordinissimissimo. Benedetta? Ogni tanto c'è una tendenza a fare più la mamma che... Rompipalle. Che la panterona. No, la mamma mia. Cioè, fa la mamma mia. Ah, la mamma tua. Sì, sì. Materna. Se Fabio fosse un piatto, cosa sarebbe? Una paella piena di cose buone. E se lei fosse un calciatore, chi sarebbe? Zidane. Urca. Cioè, il calciatore che ho amato di più nella mia vita. Sì. Molto romantico. Il 4 novembre scorso Materazzi e Zidane si sono incontrati a Milano, pare si siano parlati. Secondo te cosa si sono detti? Come sta quella mignota di tua sorella? La chiuderei qua, grazie. Salve Caressa, Benedetta Parodi, evviva. Sì. L'ultima volta che ti ho intervistata sfoggiavi un grosso brillante.
C'è qualche novità in ballo? Ma così cominci da subito da queste cose? No, per mettermi a mio agio. Sì, insomma, stiamo lavorando per noi. Insomma, c'è un cantiere nel mio cuore, vediamo cosa succederà. E quindi qualcuno ti ha scritto ti amo coi petali di rosa sullo zerbino? Ma secondo te frequento uno che fa cose del genere? Ma è vero che Enrico Mentana ti ha visto, è rimasto folgorato e ti ha subito cercata? E perché lo dici con questo stupore, come se fosse una cosa fuori dalla grazia? Perché me l'hanno raccontato. Sì, sì, diciamo che io e lui abbiamo conosciuti. E come eri vestita? Bene, molto e accollata, cioè nonostante l'ho colpito, quindi va bene così. L'ho conosciuta alla convention di La Sette, poi dopo abbiamo fatto una convention insieme io e lui, abbiamo avuto modo di flirtare, diciamo, intellettualmente, e da là è nato un sodalizio che poi, insomma, ha portato... Ti piace Mentana come uomo? Ti brillano gli occhi mentre me lo chiedi, quindi alludi a misteri buffi? No? No, chiedo così. Sì, è un uomo intelligente, carismatico, non potrei non esserne colpita. Ma se al posto di Mentana si fosse presentato Augusto Minzolini, ci saresti andata a fare il preserale di Rai 1? E c'è l'eredità. Adesso tu starai stretta tra Conti e Gerry Scotti, te ne rendi conto? Sì. In mezzo? Sì, sì, però io non mi sento in competizione con loro, sono una cosa diversa, noi siamo in diretta, giochiamo con le notizie dell'attualità, con le opinioni delle persone che sono più o meno consapevoli di quello che succede, di quello che hanno letto nei giornali giorno per giorno, quindi è una cosa diversa, non mi sento, sono un'alternativa, qualcosa di diverso, che non è detto che sia meglio o peggio, è solo diverso, è diverso. Comunque la notizia del giorno è Giuliano Ferrara dopo il TG1 e Geppi Cucciari prima del nostro TG. Taglie forti per tutti i gusti. Va bene. Ma cosa ci fate voi ragazze sarde, gli uomini? A chi? Gli uomini. Tante cose. Che occhio che ti viene però, Basta trovarne uno che è d'accordo, insomma, si possono fare diverse cose. Però non mi presenti mai nessuno. No, ancora. No. Lì? Dici? No, sono fidanzata a sua insaputa, come le case di Scaiola, in qualche modo. Però sei fidanzata, ci vuoi dire questo? No, sei fidanzata? No. Diciamo che... C'è una simpatia. C'è una simpatia alle medie. Adesso diciamo che... c'è una solidarietà emotiva e di intenti, di cuori, di anime, di mani, insomma, di diverse cose. Ma lui lo sa? Io credo di sì. Se vedi un uomo che sorride molto in giro, è lui. Lo riconosco dal sorrisone. Ma tu hai notato differenze tra i tuoi fidanzati di Macomer e quelli che poi hai incontrato a Milano? Allora, Macomer ne ho avuto... Sono andata via... ho lasciato solo un ricordo, diciamo. Poi sono andata via e ho fatto felice un po' gente a Cagliari perché ho studiato all'università. E poi... Comunque, essendo una cittadina del mondo, insomma, non mi sono privata di diverse regioni. E non ci sono grandi differenze alla fine, no? No, non credo che ci siano delle grandi differenze, no. Vorrei citarti una cosa che ho letto in un blog, il curioso caso delle tette di Geppi Cucciari. Ma in che blog vai tu? Guarda, ho cancellato l'indirizzo perché era troppo lungo, ma poi te lo faccio. Ah, no, vedo allora, guarda. Lì c'è che tu hai iniziato a metterti in mostra e c'è sotto una tua foto con un bellissimo décolleté. E, insomma, cosa gli rispondi? È vero che da un po' di tempo hai deciso di mostrarti di più, di usare il tuo corpo di più? Allora, tra mostrarlo e usarlo c'è una grande differenza. È un po' lo mostro, ma lo mostro così, con questa allegria che mi contraddistingue. E mi vesto come mi sento più o meno a mio agio, anche nella vita. Sono troppo scollata, questo mi stai dicendo? No, forse fai fatica a guardarmi negli occhi, io non credo. Non è che sei troppo scollata, è che sei piuttosto procace. Sì.
Dici che sono già nell'età che devo usare questi mezzucci per farmi notare? No, guarda, non ho mai conquistato un uomo prima di aprire bocca, quindi non sono abituata. Non è che mi basta fare così e uno mi cade i piedi. Devo in qualche modo performare a livello dialettico. Per fare come, scusa? Fare come? Performare a livello dialettico. Come fai per lui ti cade ai suoi piedi? No, no, nessuno mi cade ai piedi, perché mi guarda. Poi effettivamente magari scopre lentamente, prima mi ascolta, dopo che mi ascolta magari dà uno sguardo e capisce che comunque, perché no? Perché no? Cioè, sono questo, insomma, questo, sono una donna che ha un corpo, che si porta a spasso, anche con un po' arresa, diciamo, all'evidenza delle cose. Cerco di prendermene cura di questo corpo, ma così è. Peso 73 kg. No, scusa se mi viene da ridere. Come cacca? Ma non ci credo. Ti giuro, peso 73 kg. Non ci credo. Guarda, l'altra volta che sono venuta qua tu mi hai detto, ma come sei magra, adesso non ti puoi far ridere. Perché? Ma io mica faccio la testimonia di cose grasse. Cioè di tipo, non lo so, cioè, dici che perdo credibilità se perdo qualche chilo? No, anzi, no. Non credo, però... Però aiuta, c'è la comica brutta da una mano. Insomma, adesso dobbiamo essere proprio ipocriti, un po' è vero. Siamolo. Siamo ipocriti? Però se... dai, non è che sono questa bellezza abbaccinante. Allora, che dici... dai, non mi vengono in mente queste donne filiformi. Aspetta, ci saranno. Ah no, ma scusa, Teresa Mannino. Teresa è Mannino. Filiforme. Teresa è magra e io le sono amica, pensa un po' che donna aperta che sono. Non è una questione di grasso o magro, è questione di avere un fisico più originale, più... Grazie, un fisico originale me lo farò tatuare, ho un fisico originale. Ah, perché sennò tutto... Questo secondo te era un complimento, forse dovresti imparare a farli, cara Dalia, complimenti. Tutte uguali, con la faccia uguale, con la pettinatura uguale, tutto questo, taglia 40. Se tu guardi la TV, le donne sono tutte uguali, non le distingue. È quello che stavo dicendo, fanno il naso così, che il fisico originale aiuta per una originale un'attrice. Quello volevo dire, sì. Era quello. Anche perché devi anche cercare di esprimere quello che ti attraversa dentro con un'espressione visiva che sia corrispondente veramente al tuo stato d'animo. Io ancora lo posso fare, se sono triste si vede, se sono allegra pure, se sono isterica te ne accorgi, ti assicuro. La Barbie non fa ridere. No. No. Ti pare? Ti fa ridere la Barbie? Perché non ha le mutande mi fa ridere, mi ha sempre fatto ridere perché non ha le mutande. Sì, lo sappiamo bene che questa cosa del corpo è assolutamente una, no, sopravvalutazione. Cosa conta in fondo? Niente, è un contenitore dell'anima. Beh, diciamolo. Cara Geppi, siamo arrivati alle pistole alla tempia che ho rispolverato per te. Ah, guarda, ti ringrazio. Sei contenta, moltissimo, vero? Sì. Beh, sei pronta soprattutto? Sono arresa, vai. Il fidanzato ti lascia. L'ha rispolverato per me. Ti iscrivi a un gruppo femminista di autocoscienza o ti tagli i capelli? Mi taglio i capelli. Ma ti sei tagliato i capelli? Sì, ma le due cose non sono collegate. Mi sembrava, te le sei proprio tagliati, sì, tanto. Non le sono tagliati tanto, me le ha tagliate una femminista durante un gruppo di autocoscienza. Meglio dimagrire o fare sesso? Diciamo che la prima cosa aiuta a performare meglio nella seconda. Sì, ma se tu adesso non te la cavi come una battuta. Ma la verità. Devi scegliere. Vorrei, secondo me vuoi sapere quanti chili. E forse anche... No, vabbè, non esageriamo. Due chili. Dimagrire? No, per due chili. Non mi sporco mica le mani per dimagrire due chili. Quindi la risposta è... All'altare, col conte di Cavour o con Giuseppe Garibaldi? Giuseppe Garibaldi. Giuseppe Garibaldi. Risorgimento. Come ti poni nei confronti del Risorgimento? Perché... Con entusiasmo, sincero e profondo. Che dire, in bocca al lupo. Mi aggredisci subito, cioè... Ma non mi fare le domande, che mi agito. Sono un'incarnazione che non si identifica nell'incarnazione. Ero più amata di quello che ho amato. Noi siamo uguali, depressi,
e impauriti. Non ti imbarazzi. No, no, apriti, dimmi. I difetti di mio padre sono le cose che mi piacciono di più. Dammi le cartelline! Cosa vuoi sapere? Dammi questo! Dammi questo! Vieni via! Non lo saprete mai! Il primo testo antimafia, non dimenticatelo mai, è la Costituzione italiana. La scrittura ebraica finisce con Vayal e salì. Io invece scendo qui. Chiudi, c'è scritto! Chiudi! Evviva! Buonanotte! Ciao!